Grazie, buonasera. Innanzitutto scusatemi tantissimo, è colpa mia, che avendo altri impegni avevo supposto che un treno che arrivava a Firenze alle 19 fosse sufficiente per essere qua alle 9, invece si è rivelato che non è così. Sì, dunque Napoleone è anche altro. In realtà io parlerò essenzialmente di Napoleone oggi. E non solo, parlerò solo di un pezzo di Napoleone, non della cosa forse più ovvia, cioè l'arte militare di Napoleone, Napoleone generale, Napoleone uomo di guerra. Parlerò sostanzialmente di Napoleone politico e di Napoleone simbolo politico, di Napoleone odiato e amato, celebrato come un eroe o detestato come un criminale ai suoi tempi e dai suoi tempi in poi fino ad oggi. Comincerei da una data precisa, 13 ottobre 1806. Napoleone è a Jena, in Turingia. Napoleone è in guerra contro la Prussia, questa guerra è appena cominciata. Il 13 ottobre 1806 Napoleone è a Jena, che è una cittadina tedesca di provincia, un'antica città universitaria, una placida città di provincia, però in quel momento una città in preda al caos e al panico, perché le truppe prussiane in ritirata davanti all'avanzata nemica hanno appena evacuato Jena, le prime colonne della Grande Armée ci stanno entrando con Napoleone in testa, la città qua e là brucia. Napoleone quel giorno attraversa la città di Jena e va a bivaccare con i suoi soldati un po' più in là, sul campo di battaglia dove l'indomani annienterà l'esercito prussiano in quella che appunto noi conosciamo come la battaglia di Jena. Quel 13 ottobre la folla è tutta fuori dalle case e guarda passare le colonne francesi e l'imperatore in mezzo a loro. Fra tutta quella gente attonita e anche un po' spaventata c'è un tizio che Napoleone non ha mai sentito nominare, ma noi sì. Si chiamava Georg Wilhelm Friedrich Hegel. E aveva 36 anni Hegel, uno meno di Napoleone. In quel momento aveva appena finito di scrivere la fenomenologia dello spirito. Hegel dunque è lì per la strada, guarda passare i francesi, vede passare Napoleone e poi scrive a un amico una lettera che viene sempre citata, anche se in modo leggermente impreciso. Scrive una lettera a un amico in cui gli dice: oggi ho visto lo spirito del mondo a cavallo. In realtà la citazione precisa sarebbe così: l'imperatore, questa anima del mondo, Weltseele, l'ho visto cavalcare attraverso la città per andare in ricognizione. In verità, sempre Hegel, è una sensazione meravigliosa vedere un tale individuo che qui, concentrato in un punto, seduto su un cavallo, si irradia sul mondo e lo domina. Ecco, Hegel naturalmente, come dire, a seconda di come ce l'hanno insegnato al liceo, noi rischiamo magari di vederlo come l'ideologo dello Stato totalitario, come dire, il predecessore di tante dittature, o perlomeno l'ideologo della monarchia prussiana. Hegel era anche l'uomo che ancora da vecchio, ogni 14 luglio, brindava in onore della presa della Bastiglia. E quel giorno, quello che lui vede passare nelle strade di Jena, a cavallo, è la rivoluzione, certo, è la rivoluzione francese, ma è anche la storia. Sapete che Hegel, come dire, ha questo desiderio di poter vedere la realtà in modo unitario, in modo assoluto, e di poter cogliere un fine unitario della storia, e crede di vederlo in quell'uomo a cavallo. Quello stesso uomo che pochi anni dopo i compatrioti di Hegel odieranno come un tiranno e cacceranno via a forza dalla Germania. Ecco, da quando è spuntato sul palcoscenico della storia fino a oggi, Napoleone non ha mai smesso di suscitare passioni. Dico fino a oggi a ragion veduta. Vabbè, 2 novembre 2018. Nel novembre del 2018 mi è capitato di parlare di Napoleone a Padova e di ricevere qualche giorno prima la seguente mail firmata da un gruppo di cittadini padovani. Buongiorno signor professore, abbiamo appreso dai quotidiani che tratterà l'argomento Napoleone.
sempre presentato anche a scuola come eroe e pochissimo dei mali fatti. Per esempio, lei saprà cosa ha fatto a noi veneti, figli della Serenissima. Ci ha invaso a tradimento mentre eravamo la potenza mondiale neutrale. Ci ha massacrati, deportati, secondi solo agli ebrei. Oltre che trafugato immense opere d'arte uniche al mondo ed altrettante distrutte. Unica roba salvata la pala di San Marco, solo perché essendo ignorante l'ha lasciata al suo posto credendo non fosse di valore. Voi mi sentite lo stesso nonostante le campane? Allora, Napoleone, appunto. Napoleone è odiato e amato. Ma è odiato e amato in realtà, allora come oggi, in modo trasversale e per motivi contraddittori. Perché Napoleone per molti ha incarnato la rivoluzione francese. E questo vuol dire che per molti incarnava la libertà, l'uguaglianza, la laicità, la repubblica, e molti lo hanno amato per questo, e molti lo hanno odiato per questo, come il simbolo dello spirito della rivoluzione. Però Napoleone, per molti altri, è l'uomo che ha affossato la rivoluzione, che l'ha tradita. E molti l'hanno odiato per avere, appunto, messo fine alla rivoluzione. Oppure ai suoi tempi lo hanno apprezzato, appunto, per questo, come l'uomo dell'ordine, dell'ordine che ritorna. Non è che la sua biografia ci aiuti a capire se avevano ragione gli uni o gli altri. La sua biografia è quella di un uomo che ha attraversato tempi difficili e che ha avuto un'evoluzione sbalorditiva nell'arco della sua esistenza. E non ha neanche vissuto tanto a lungo, era più giovane di me adesso quando è morto. Però ha fatto in tempo a essere rivoluzionario, e rivoluzionario sul serio, giacobino del partito di Robespierre. E a Termidoro, quando nell'estate del 94 Robespierre viene abbattuto e ucciso e molti finiscono in galera e alla ghigliottina, Bonaparte, non si chiama ancora, per la gente non è ancora Napoleone, è ancora un ufficialetto, Bonaparte finisce in galera anche lui con gli altri giacobini e rischia la ghigliottina anche lui perché è un estremista, un rivoluzionario. Ma questo non gli impedirà 10 anni dopo di incoronarsi imperatore. Ecco, l'uomo che nel 94, dopo la caduta di Robespierre, finisce in galera perché è un pericoloso estremista e 10 anni dopo è diventato imperatore e consacrato in Notre Dame, ecco, incarna evidentemente un percorso abbastanza contraddittorio. A lui delle contraddizioni importava poco, perché era un pragmatico. Non era un fanatico, non lo è mai stato. Non era un ideologo, anzi, nel vocabolario di Napoleone, ideologo è una brutta parola. Proprio nel 1806 in Germania, parlando con un politico tedesco, gli dirà: voi altri ideologi agite secondo sistemi preordinati. Io sono un uomo pratico, afferro gli eventi e li spingo lontano fin dove possono arrivare. Questo probabilmente è anche, come dire, un risultato del fatto che è un uomo di guerra e che facendo la guerra ha imparato proprio questo, che la guerra non si fa coi sistemi. Citazione: guai a quel generale che scende in campo armato di un sistema. E anche pianificare non bisogna esagerare, essere pronti a tutto sì, avere tutti gli elementi sì, ma fare dei piani rigidi non va bene. Napoleone arriverà anche a dire: non si può mica pianificare una campagna, neanche una battaglia. La gente parla dei piani di battaglia, ma quando qualcuno chiede a Napoleone com'è che lui concepisce, come si fa a concepire un piano di battaglia, Napoleone risponde: si comincia e poi si vede. On s'engage, puis on voit. Ora, quest'uomo pragmatico acchiappa gli eventi e comincia a spingerli nella direzione che vuole lui quando, dopo la campagna d'Italia, carico di gloria, conosciuto, famoso in tutta la Francia, si rende conto che i francesi cominciano a essere stanchi della rivoluzione. Non di tutto, ma del disordine, dei continui rivolgimenti, dei litigi dei politicanti, della ghigliottina. Napoleone ragiona su questo
e intuisce che la soluzione che i francesi in realtà desiderano è l'uomo forte con alle spalle un esercito e con la gloria delle vittorie. Queste cose Napoleone le medita per 2 o 3 anni, campagna d'Italia 96-97, poi c'è l'Egitto e poi ci sarà alla fine del 99 il colpo di Stato che lo porterà al potere. In quei 2 o 3 anni Napoleone spesso riflette e parla di come la Francia ha bisogno di una svolta. La Francia ha bisogno di un capo che si sia reso illustre per la gloria e non per teorie di governo, frasi, discorsi di ideologi di cui i francesi non comprendono nulla. Per qualche anno matura, ma pochi anni, e finalmente il 18 Brumaio del 1799 i fratelli Bonaparte fanno il colpo di Stato. Dico i fratelli Bonaparte perché Napoleone non è solo in quell'occasione, accanto a lui c'è Luciano, che è il più dotato dei suoi fratelli e non a caso è quello che poi verrà emarginato perché rischia di fargli ombra. Ma in quel 1799 vanno ancora avanti. Napoleone è il generale giovanissimo e famosissimo e Luciano è il politico abile, presidente del Parlamento, diremmo noi, del Consiglio dei 500. E insieme Luciano e Napoleone organizzano quella nottata in cui i granatieri entrano con le baionette in canna nella sala del Consiglio dei 500 e lo disperdono e Napoleone diventa primo console. Quasi tutta l'opinione pubblica è contenta in Francia. Non che vogliano rinunciare alle conquiste della rivoluzione, vogliono rinunciare alle scomodità della rivoluzione. E la propaganda di Napoleone insiste, è proprio questo che voi avrete dal primo console. Altra citazione da un discorso di un uomo di Napoleone. Avremo la Repubblica, la libertà e l'eguaglianza, la sicurezza e la libertà delle persone e delle proprietà, la libertà di stampa, di commercio e di industria, la riduzione delle spese e la diminuzione delle imposte. Caso qualcuno si stupisse che 220 anni fa i politici promettevano la diminuzione delle imposte, beh, ecco. Però basta con la rivoluzione, nella misura in cui la rivoluzione voleva dire l'anarchia e la ghigliottina. Anche qui, già durante la campagna d'Italia, rivolgendosi al congresso cispadano, quindi ai politici italiani del momento, ai rivoluzionari italiani, Napoleone dice no, l'Italia avrà la libertà, ma senza la rivoluzione e i suoi crimini. Quindi già nel gennaio del 97 il comandante dell'Armée d'Italie può dire in pubblico la rivoluzione e i suoi crimini. Vuol dire che la rivoluzione alla fine è stata sbagliata? No! Ma ogni tanto Napoleone viene anche da dire di sì, ma Napoleone non è uno profondo e non è uno sistematico appunto, è uno che parla molto. I politici che parlano molto capita che dicano la prima cosa che gli salta in mente. Napoleone una volta si trova a passeggiare a Ermenonville dove è sepolto Rousseau e Rousseau è considerato uno degli ispiratori della rivoluzione e a Napoleone scappa di dire davanti alla tomba di Rousseau ma sarebbe stato meglio per la tranquillità della Francia che egli non fosse mai esistito. È lui che ha preparato la rivoluzione francese. Chi è con lui? Ma scusi, appunto, allora è un male la rivoluzione francese? E Napoleone, primo console, in quel momento dice, ma non so, forse l'avvenire lo dirà, forse per la tranquillità del mondo sarebbe stato meglio che Rousseau non fosse mai esistito e neanch'io. Appunto, cos'è? È una vanteria qualsiasi, è un lampo di consapevolezza, è la prima cosa che gli passa per la testa, però il punto è che c'è questa grossa ambiguità, non si sa più cosa c'era di buono e cosa c'era di cattivo nella rivoluzione e se prevaleva il buono o se prevaleva il cattivo e Napoleone è l'uomo che deve guidare questa transizione, vuole essere l'uomo che incarna l'unità della Francia. Se la rivoluzione ha avuto una cosa cattiva è il fatto che ha diviso la Francia, l'ha divisa in partiti, con i partiti al potere che ghigliottinavano gli avversari. Questo non va più bene. Devono scomparire tutte le divisioni e chi può incarnare tutta la Francia è proprio Napoleone, Bonaparte all'inizio ancora, è proprio Bonaparte perché è carico di gloria e questa gloria è di tutti,
quando Napoleone, Bonaparte anzi, quando Bonaparte torna dall'Italia nel 97, siamo quindi prima del colpo di Stato di Brumaio, governa ancora il direttorio, che potrebbe da un giorno all'altro decidere di far tagliare la testa a questo giovane generale se diventa un po' scomodo. Ebbene, già in quel momento Talleyrand, uno degli uomini più astuti del suo tempo, lo dice: tutti i francesi hanno vinto con Bonaparte, quindi la sua gloria è proprietà di tutti. Non c'è repubblicano che non possa rivendicarne una parte. Però, qual è il punto? I francesi accettano il colpo di Stato dei fratelli Bonaparte, accettano Bonaparte primo console, poi console a vita, poi imperatore, perché vedono in lui la garanzia del fatto che appunto il peggio della rivoluzione è finito, le conquiste le salviamo, ma l'anarchia è finita, le guerre sono finite, lui ci darà la pace. Ma l'uomo che deve dargli la pace è un generale. E i suoi titoli per essere alla testa della Francia consistono esclusivamente nella gloria guadagnata sui campi di battaglia. E lui è stato protagonista, badate, non di una guerra difensiva, ma della guerra rivoluzionaria, della guerra di Robespierre, della guerra totale per esportare la rivoluzione con le baionette. Questo è stato Bonaparte, e adesso lui prende il potere in Francia per venire incontro a quell'opinione pubblica che desidera più di tutto che le guerre finiscano. Lo promette, però è un militare e il suo potere si regge sulle baionette. Questa cosa Napoleone la dice allora senza nascondersi e continuerà sempre a dirla. Lo dice in Italia nel 97, quando crea la Repubblica Cisalpina. È il soldato che fonda le repubbliche ed è il soldato che le conserva. Altra grande frase di Napoleone. Io vi parlerò molto con le parole di Napoleone e occasionalmente di quelli che l'hanno conosciuto, che mi sembra comunque sempre il modo migliore per provare a girare intorno a un personaggio e capirne qualcosa. Altra citazione di Napoleone: la rivoluzione è un'idea che ha trovato delle baionette. E Brumaio è un colpo di Stato militare. Certo, anche i militari vogliono mettere fine all'anarchia. Vogliono mettere fine alla ghigliottina, soprattutto. Vogliono mettere fine a un regime in cui i politici chiacchierano, i militari si fanno ammazzare e poi i politici decidono delle carriere e della vita dei militari a piacer loro. Questo lo scrive di nuovo dall'Italia nel 97. Non si può dire che Bonaparte abbia nascosto la sua linea, eh? Non si può davvero dire che l'abbia nascosta. Nel 97 dall'Italia scriveva a Parigi: il tempo in cui dei vili avvocati e dei miserabili pettegoli facevano ghigliottinare i soldati è passato. E se li costringete, i soldati d'Italia arriveranno fino a Parigi con il loro generale. Insomma, Brumaio è la marcia su Parigi, è la realizzazione indifferita della marcia su Parigi. E a noi ovviamente fa venire in mente un'altra marcia. Ma lui della marcia su Roma non sapeva niente. A lui veniva in mente Giulio Cesare che passa il Rubicone. E nel memoriale di Sant'Elena farà proprio questo paragone. Nel memoriale di Sant'Elena Napoleone, nel memoriale di Sant'Elena mente spudoratamente, quando racconta i fatti guai a credergli, ma ogni tanto si lascia sfuggire quello che pensa davvero. E quando evoca il colpo di Stato di Brumaio, Napoleone a Sant'Elena parte da Cesare che passò il Rubicone e poi dice: sì, però insomma quello non è ancora, Cesare era un politico di altissimo livello, ma che un semplice cittadino, lui, il cui nome 3 mesi prima era sconosciuto a tutti e che non aveva dalla sua parte se non alcune vittorie, la sua fama e la coscienza del suo genio, osasse progettare di impugnare da solo i destini di 30 milioni di uomini, di salvarli dai disastri esterni, eccetera, 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 senza spargere una goccia di sangue. E Napoleone, che sta raccontando il suo colpo di Stato, è senza discussioni un'impresa gigantesca e sublime, a cui si cercherebbe invano un paragone nelle cronache umane.
Insomma, è il prototipo di tutti i golpisti, con l'idea di fare il golpe contro i politicanti chiacchieroni e con il popolo che sta con lui. Siete gentili a darmi il tempo. Ecco, dicevo, l'opinione pubblica sta con lui. L'opinione pubblica, sì, quella espressa nei circoli, nei giornali, la borghesia, le persone che contano all'inizio, sì, abbastanza, ma in realtà poi alla fine quello che è sicuro è che c'è un pezzo del paese che è con lui senza alcun dubbio e che rimarrà con lui fino alla fine, l'esercito, i soldati. Sul resto i pareri divergono. Molti sono gli avversari di Napoleone, naturalmente, molti sono quelli che lasciano la Francia quando comincia la sua dittatura. Uno di questi è Madame de Staël, che sarà poi sempre feroce nemica di Napoleone e che, raccontando com'era secondo lei la Francia in cui Napoleone prende il potere, dice: Madame de Staël, neppure allora lo amavano, ma lo preferivano. Egli si è sempre offerto in concorrenza con un'altra paura per far accettare la sua potenza come il male minore. E dunque il consolato e poi l'impero promettono ai francesi di salvaguardare le conquiste della rivoluzione, ma senza le esagerazioni, che sono sempre dietro l'angolo, potrebbero sempre tornare se non ci fosse l'uomo forte che garantisce. I francesi sono spaventati, davvero ne hanno avuto abbastanza, e quindi va bene così. Il terrore è finito, non è solo finito, ma è proprio ripudiato. Qualche esempio: Napoleone abolisce la festa del 21 gennaio. Il 21 gennaio è l'anniversario dell'esecuzione di Luigi XVI. Ora, va bene ghigliottinare i re, ma festeggiare poi l'anniversario non sta più bene. Napoleone mette fine alle persecuzioni contro i nobili dell'ancien regime, anzi, li recupera, li invita a entrare nell'esercito, nell'amministrazione. Mette fine alle persecuzioni contro la Chiesa, fa il concordato. Paralleli, come vedete, si sprecano. Però, naturalmente, basta con le persecuzioni contro la Chiesa, ritorna la religione, le processioni, le messe, ma rimangono l'eguaglianza anche per chi non è cattolico, l'eguaglianza per i protestanti, l'eguaglianza per gli ebrei. Rimane l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Questo Napoleone l'ha promesso e lo mantiene. Difatti, sostanzialmente il limite del suo regime è che è una tirannia personale in cui lui può fare tutto quello che vuole e davanti a lui tutti sono davvero uguali. Ha promesso controllo delle finanze pubbliche, trasparenza, e in gran parte lo mantiene. Ha promesso, e molti francesi lo ascoltano, l'assoluta difesa della proprietà privata, e la proprietà privata viene difesa rigidamente. Viene introdotto il nuovo codice. E nel nuovo codice i principi di fondo sono la salvaguardia della proprietà e l'eguaglianza davanti alla legge. Certo, il codice lo fanno i giuristi, ma sarebbe uno sbaglio pensare che Napoleone abbia delegato e non si interessasse più di tanto di queste cose. È stato fatto il conto. La commissione che ha redatto il codice Napoleone si è riunita 102 volte. Su 102 sedute Napoleone ne ha presiedute 57. Era quasi sempre lì. E dal codice di Napoleone, dalle sue riforme, escono i tribunali con la legge uguale per tutti e con la giuria popolare, ma anche un penale più pesante, la pena di morte più diffusa di prima, la difesa della proprietà affidata a pene pesanti e alla condanna a morte. Sono state anche qui fatte un po' di statistiche. Normalmente sotto Napoleone si impicca più, sghigliottina più gente che non sotto l'antico regime. E poi, cos'altro ha dato Napoleone? Cos'altro ha dato alla Francia e all'Europa? La centralizzazione amministrativa. Amministrazione, organizzazione. Balzac, organiser, c'est un mot de l'empire. Organizzare è una parola dell'impero. L'ideale di una piramide con un vertice che trasmette ordini e un sistema perfetto che fa arrivare gli ordini fino all'ultimo villaggio. All'epoca la grande scoperta scientifica di moda è l'elettricità. E questa cosa dell'elettricità che si trasmette in un attimo,
Ecco, questo è il modo in cui Napoleone sogna la sua macchina amministrativa. Una macchina amministrativa che deve permettere al governo di sapere tutto. L'epoca di Napoleone, l'epoca dell'impero, è anche l'epoca delle inchieste continue. Tutto l'apparato di governo dislocato sul territorio, dal sottoprefetto dell'ultima cittadina fino ai governatori di grandi territori, devono tutti redigere rapporti continuamente, mandare informazioni su tutto. Napoleone, nelle sue istruzioni ai funzionari dislocati sul territorio, è chiarissimo: mandate dettagli, molti dettagli. Bisogna raccogliere informazioni su qualunque cosa. Quante galline ci sono nel vostro dipartimento? E quali sono le 100 famiglie più ricche della vostra città? Quanti laureati ci sono da voi? Quanti medici? E così via, e così via, e così via. I prefetti corrono, si affaticano, si affannano a raccogliere informazioni e a mandarle al centro. E poi al centro si cominciano a produrre grandiose pubblicazioni. L'Atlante amministrativo dell'impero francese. Poi naturalmente questo vuol dire anche conoscere l'opinione pubblica. Ancora Napoleone. L'opinione pubblica è il termometro che il monarca deve consultare continuamente. Devi essere in sintonia, devi sapere che cosa pensa la gente. La gente quindi conta. La gente in realtà conta. La Rivoluzione francese ha creato la Repubblica e ha creato uno slogan: liberté, égalité, fraternité. Ora, vabbè, lasciamo stare la fraternité, che non mi pare abbia mai commosso nessuno più di tanto e di cui non si parla mai, ma liberté e égalité continuano a essere gli slogan su cui si batte e ribatte, e a loro modo sono realizzate, salvo che sono diventate la stessa cosa. La liberté e l'égalité vogliono dire la stessa cosa, nel senso che ogni francese è uguale agli altri davanti allo Stato e al suo potere. C'è lo Stato di diritto, i giudici seguono la legge e davanti alla legge tutti sono uguali. C'è libertà dagli abusi, c'è libertà dalle discriminazioni, gli ebrei, i protestanti. Finisce lì. La libertà politica non c'è, niente partiti. Libera discussione fino a un certo punto, la polizia ascolta e apre le lettere. Libertà di stampa neanche a parlarne, prova un po' a pubblicare un articolo senza le veline del ministero, ti chiudono il giornale immediatamente. Diritto di sciopero? No, naturalmente, anche perché gli imprenditori e la borghesia sono una delle colonne del regime. E quindi è dispotismo, sì, ma è anche, secondo Napoleone, ciò che il popolo vuole e ciò che l'imperatore, il sovrano, deve dare al popolo. Perché la sovranità è popolare, è un principio giusto. Napoleone lo dice e lo ripete. La sovranità è del popolo, è il primo dovere del principe e senza dubbio di fare ciò che vuole il popolo. Ma il popolo non sa quasi mai ciò che vuole e di conseguenza il principe deve interpretare la volontà del popolo. Come interpreta il principe la volontà del popolo? La grande invenzione dell'epoca della rivoluzione e dell'impero è la modalità che poi rimarrà per gran parte dell'Ottocento la modalità dominante, il plebiscito. Il plebiscito è una cosa meravigliosa, noi li abbiamo conosciuti al tempo dell'Unità d'Italia, per esempio, no? In tutte le varie regioni via via annesse al Regno dei Savoia si tenevano plebisciti, come pure in quei, che ne so, per esempio in Savoia o a Nizza, quando invece sono state cedute alla Francia di Napoleone III. Il plebiscito è la grande modalità con cui l'Ottocento tiene insieme due cose: la sovranità è del popolo e il popolo deve essere coinvolto e fatto votare. Però siccome il popolo non sa mai bene che cosa vuole davvero, è necessario che le cose poi siano controllate. Il plebiscito funziona così, tutti votano, tutti naturalmente per come possono intenderla loro, i maschi, maggiorenni, però tutti, analfabeti, anche gli analfabeti, poveri, non importa, tutti. Ogni uomo nato e residente in Francia che abbia compiuto i 21 anni è un elettore.
E i plebisciti, sì, la partecipazione non è enorme, quando va male sono sul 20% di votanti, quando va bene ci si avvicina al 50%. E al popolo si chiede, volete Bonaparte primo console? Lo volete console a vita? Lo volete imperatore? E il popolo sa che il suo parere conta. Certo, poi i plebisciti si possono fare in tanti modi, ma qui si fanno per benino, si scrive tutto. Ci sono i registri e tutti i voti vengono trascritti. E poi i registri vengono mandati a Parigi al Ministero dell'Interno. E poi il Ministero dell'Interno, dopo aver fatto sparire i registri nei suoi sotterranei, compila il quadro complessivo finale del voto. Aggiungendo, già che c'è, i voti dell'esercito, centinaia di migliaia di uomini, il quale vota per acclamazione. E poi il Ministero dell'Interno pubblica i risultati. Plebiscito del 1800 per il consolato a vita. Ministro dell'Interno è ancora Luciano, il fratellone. 3 milioni e 600 mila sì, 8 mila no. Come dirà un sostenitore che ci crede, che non sta scherzando, è la democrazia purgata dei propri inconvenienti. Tutta questa cosa ha successo per molto tempo. Napoleone è bravo in certi aspetti a creare il consenso, meno in altri. Non capirà mai, per esempio, che davvero questa cosa della pace ai francesi alla fine importa più di qualunque altra cosa. Non può capirlo. Lui rappresenta i francesi perché la sua gloria è quella di tutti. E che i francesi ormai si sono stufati della gloire, questo non riuscirà mai a capirlo. Ma in altre cose è bravo a creare il consenso. Come si crea il consenso? Il consenso si crea facendo capire a tutti quelli che hanno qualche ambizione che possono essere tirati dentro. Napoleone è attentissimo a sapere chiunque conti qualcosa nel paese, quelle famose richieste di informazioni ai prefetti, liste, continuamente liste, altri regimi fanno le liste di proscrizione, di quelli da mandare in lager. Napoleone si faceva fare continuamente le liste delle persone che contano e che quindi dobbiamo coccolare. Tutti quelli a cui può essere offerto un posto, un incarico, un impiego, una carriera, perché serve ovviamente questa gente, ma al tempo stesso a noi serve essere sicuri che tutti quelli che hanno delle ambizioni vengono tranquillizzati, ottengono qualcosa. E quindi tutti. La ricchezza, certo, tutti i ricchi devono sapere che l'imperatore li ama, li predilige, li favorisce e protegge la loro ricchezza. Ma anche chi non è ricco e però ha dei meriti personali, ebbene anche quelli devono essere gratificati. E quindi sovvenzioni, pensioni, stipendi, medaglie, cattedre, cariche per gli scienziati, per gli artisti, per gli ingegneri, i cartografi, importantissimi anche in guerra, i pedagogisti. In sostanza, l'egalité è davanti alla legge, ma poi dal punto di vista politico non c'è l'egalité. Ci sono i notabili, ci sono quelli che contano più degli altri e questa è una cosa riconosciuta. Lo si può riconoscere perché i notabili sono una cosa diversissima dai nobili dell'antico regime. Noi non possiamo e non vogliamo fondare la notabilità sul privilegio di nascita. Questa è una roba d'ancien regime. Ma noi vogliamo e possiamo fondarla sulla proprietà, il merito e l'età. Dopodiché il merito. Gli intellettuali, vi dicevo, gli artisti, gli scienziati, tutti, gratificati in tutti i modi. Ma poi c'è anche l'altra versione del merito, quella più ampia, non possono essere tutti scienziati, ma tutti possono diventare ufficiali. Il merito vuol dire la carriera militare. E Napoleone instancabilmente alimenta, poi appunto, come vi dicevo, questo si ritorcerà anche contro di lui, ma non del tutto, perché l'esercito starà sempre con lui. Alimenta l'idea che la Francia della rivoluzione e dell'impero è il paese del merito e che il merito vuol dire che chi ha il coraggio di rischiare la pelle combattendo sotto il tricolore per l'imperatore verrà premiato. In parte è un mito alimentato da una propaganda sistematica, i giornali, i bollettini ufficiali. Scriverà uno che era ragazzo sotto Napoleone, Alfred de Vigny, poeta,
famoso poeta romantico. Cosa significava essere ragazzi sotto l'impero? I maestri non smettevano di leggerci i bollettini della grande armata e le nostre grida di viva l'imperatore interrompevano Tacito e Platone. Le nostre stanze di studio assomigliavano a caserme, le nostre ricreazioni a manovre e i nostri esami a parate. Un'intera generazione si farà, come dire, prendere da questo mito. Ne è stato poi testimone uno che era giovane allora, appunto, Stendhal. Ricordate i suoi giovani protagonisti dei suoi romanzi, francesi e non solo francesi, Fabrizio del Dongo nella Certosa di Parma. Quei giovani che magari non capiscono niente, però hanno chiara una cosa: Napoleone è il loro eroe. E tutti i soldati vengono, come dire, coccolati dalla propaganda, ma non solo dalla propaganda, anche coi fatti. Propaganda, una frase che avete sentito mille volte: ogni soldato ha nello zaino il bastone da maresciallo. Poi i soldati sono milioni, i marescialli sono una quindicina, quindi è chiaro che... Ma è una grandiosa trovata pubblicitaria. Altro motto di Napoleone: un capo è un venditore di speranze. E perciò ogni soldato deve credere che nel suo zaino potenzialmente c'è il bastone da maresciallo. Poi maresciallo magari non diventi, ma ufficiale sì. Negli eserciti dei paesi che combattono contro Napoleone non è che non ci sia un po' di mobilità sociale, perché c'è sempre stata un po' di mobilità sociale. Anche nel Medioevo, anche sotto l'antico regime, poteva capitare che il figlio di contadini diventava vescovo o diventava generale, ma erano una minoranza. Nell'esercito inglese, quello che sconfiggerà Napoleone a Waterloo, si è calcolato che durante le guerre napoleoniche circa il 10% degli ufficiali sono soldati che hanno fatto carriera, promossi dai ranghi. È tanto il 10% per un paese dell'ancien regime. Vuol dire che in Europa la mobilità sociale c'era comunque, ma è il 10%. Sotto Napoleone i tre quarti di tutti gli ufficiali che hanno servito sotto di lui, quindi il 75%, erano soldati semplici che hanno fatto carriera per merito. E questo vuol dire un'enorme quantità di persone che poi vanno a casa, in pensione, tornano al loro paese, alla loro cittadina, stanno tutto il giorno al caffè a leggere il giornale e a parlare delle grandi giornate e a incenerire chiunque osi criticare l'imperatore. E sono, come dire, sono cose che funzionano. I veterani, i soldati semplici, malati, malconci, disabili, li manteniamo. Creiamo a Parigi gli invalidi, apposta, perché tutti vedano che l'imperatore ospita in un grandioso palazzo i soldati che lo hanno servito. Ci sono le pensioni per le vedove, per gli orfani di guerra. È un piccolo welfare di cui non c'è niente di simile in Europa a quell'epoca. E gli ufficiali sono pagati bene. Gli ufficiali sono automaticamente notabili. Al paesino il capitano in pensione è un uomo che conta qualcosa. Alla pensione, non solo. A loro sono riservati molti impieghi civili, ci sono un sacco di piccoli posti in provincia da distribuire, piccoli impieghi, l'ufficio postale, la tabaccheria, tutti questi sono riservati agli ufficiali. E gli ufficiali sono grati al loro imperatore. E questa è una cosa, devo dire, che diventa perfino comica, perché questi ufficiali rischiano la pelle. Molti muoiono, molti vengono feriti, mutilati, sbrecciac. Poi tornano a casa. E il loro ideale qual è? Scrive un nobile savoiardo, il Delannoy, Victor Amédée Delannoy, ex ufficiale di Sua Maestà Re di Sardegna, poi ufficiale di Napoleone. Entusiasta. Pensateci, avere il diritto di spartirsi quasi la metà di tutti gli impieghi civili. Dopo un atto di tale generosità, qual è il soldato o l'ufficiale che non darebbe fino all'ultima goccia del suo sangue per un sovrano magnanimo come non ne sono mai esistiti? Mio fratello Amedeo ha chiesto una rivendita di tabacchi nel dipartimento del Monte Bianco. La voi capite? Questo è un nobile oltretutto, savoiardo, ma questi ufficiali, alcuni provenienti dall'antica nobiltà, tutti carichi dell'idea della gloria, tutti hanno rischiato la pelle per cosa? Per avere una tabaccheria quando saranno in pensione. Ma siccome la tabaccheria o l'ufficio postale lo ricevono,
costituiscono ovunque una rete di fedelissimi sfegatati. E quando Napoleone cadrà e torneranno i Borboni, e tornerà a esserci un esercito dove i veterani che vengono dal basso hanno un po' meno possibilità di far carriera, e beh la gente comincerà a mormorare, e i vecchi soldati, i vecchi ufficiali diranno: ecco, vedete, ve l'avevamo detto, non c'è più lui, e il popolo non ha più diritti, è tornato il re, e i figli del popolo saranno soldati e non potranno più diventare ufficiali. E questo è un pamphlet anonimo, 1820, uno di quei pamphlet che circolano per la Francia del re ritornato, e lo avvertono che c'è malcontento. Sta attento, gli dicono, in Francia non c'è un villaggio dove non sia nato un generale o un colonnello o un capitano, tutti figli di contadini o di artigiani, adesso sono lì in pensione, e il popolo vede cosa voleva dire l'imperatore, e che con re invece le cose non vanno più così. Tutto questo matura nei primi anni del nuovo secolo fra Napoleone console a vita e Napoleone incoronato imperatore nel 1804. L'incoronazione a imperatore è ovviamente una tappa estremamente significativa, e anche questa va, come dire, un po' decodificata. Da un lato è la cosa che dimostra con più evidenza agli occhi di molti che la rivoluzione è proprio morta, morta e sepolta. Abbiamo di nuovo un monarca incoronato, trono, scettri, divise, galloni, cortigiani. Napoleone però in realtà tenta il colpo di tenere il piede in due staffe e di fare in modo che questa sua incoronazione imperiale non sia percepita come una restaurazione. È molto importante il fatto che sceglie di essere imperatore. A noi oggi può sfuggire questa cosa, ma in realtà ci sono dentro un sacco di significati. I francesi hanno tagliato la testa al re e non vorrebbero più un altro re. Hanno la Repubblica e sono affezionati alla Repubblica, ma sono disposti ad avere un uomo che da solo governa la Repubblica. Quest'uomo non potrebbe mai dire: adesso io mi incoronerò re. Napoleone: non si può essere re di una Repubblica, ma si può essere imperatore di una repubblica. E l'incoronazione imperiale viene preparata attentamente, la polizia funziona bene, c'è Fouché alla sua testa, e quindi c'è tutta una regia per cui i prefetti, i notabili nei dipartimenti ricevono queste informazioni. Se mai il primo console dovesse, nell'interesse della Francia, decidere di assumere il titolo di imperatore dei francesi, ben inteso, perché è un sovrano del popolo, non è il sovrano della Francia, ma dei francesi. Ecco, se mai il primo console dovesse fare questo passo, la gente cosa penserebbe? L'opinione pubblica cosa penserebbe? E l'opinione pubblica viene pian piano alimentata. Ci sono tutta una serie di organismi eletti, non col plebiscito, non votano tutti, ma molti votano, si vota regolarmente, si eleggono dei deputati regionali, provinciali, e tutte queste assemblee sono invitate a esprimersi. E avendo capito l'aria che tira, si esprimono facendo voti che il primo console soddisfi il desiderio dei francesi di avere alla loro testa un imperatore. E i giornalisti più accorti spiegano: qui la rivoluzione non è sicura, c'è sempre il rischio che il re voglia tornare. Lo volete che torni un padrone? No, non lo vogliamo. Se non volete che torni un padrone, votatevi voi stessi un capo ereditario. Lo avrete scelto voi, e così sarete sicuri che non tornerà il padrone. All'inizio pensa ancora a Cesare, però gli vengono in mente anche altre idee. Carlo Magno, per esempio. Ecco, è vero, vi parlo di Carlo Magno, effettivamente, aveva ragione. Carlo Magno, certo. Eccone un altro che non era imperatore, non aveva questo titolo, non esisteva affatto al suo tempo, e lui se l'è creato. Interessante. Napoleone dà ordine: studiate come è stata fatta l'incoronazione di Carlo Magno. E studiando l'incoronazione di Carlo Magno si fa fare la spada sul modello di quella che si pensava avesse avuto Carlo Magno, si fa fabbricare una corona come quella che aveva Carlo Magno. Poi viene il punto più dolente: Carlo Magno è stato incoronato dal Papa. Di per sé
andrebbe anche bene, perché appunto la rivoluzione è finita. Carlo Magno è andato a Roma a farsi incoronare dal Papa, questo può già andare un po' meno bene. E soprattutto risulta che a Roma, in San Pietro, il Papa gli ha messo la corona in testa. E quel giorno Carlo Magno, lo dice il suo biografo Eginardo, è uscito da San Pietro di pessimo umore, dicendo che se sapeva che andava a finire così, lui quel giorno non sarebbe venuto a messa. Era Natale. Come mai? Ma perché questo fatto che il Papa ti mette la corona in testa, ecco, allora chi è il padrone di quella corona? Se è il Papa che te la dà. D'altra parte però avere il Papa è una bella cosa. Perciò faremo dei piccoli cambiamenti rispetto al protocollo di Carlo Magno. Primo piccolo cambiamento, l'incoronazione si fa a Parigi. Napoleone non si disturba andare lui a Roma, si disturberà il Papa che verrà a Parigi. Dopodiché il Papa a Parigi lo faremo sedere lì che lo vedano tutti, ma la corona l'imperatore se la mette in testa da solo. Che non ci siano dubbi, che non ci sia l'idea che quella corona gliela messa in testa qualcun altro, è sua. Quando poi si incoronerà anche re d'Italia, lo dirà ancora più chiaramente: Dio me l'ha data, non il Papa. Guai a chi la tocca. E allora adesso i francesi, 1804, hanno un imperatore. Ma non solo i francesi, Carlo Magno non governava mica soltanto la Francia, anzi non c'era neanche la Francia al suo tempo. Carlo Magno governava l'Europa. Ecco che questo nuovo titolo da un lato è molto promettente, ma dall'altro è anche un po' inquietante per quell'opinione pubblica che pensava che le guerre fossero finite. E quanto al fatto della Repubblica, hai un bel dire, si può essere imperatore di una Repubblica. C'è chi mugugna, però ormai si mugugna a bassa voce, perché hanno capito tutti che conviene adeguarsi. Su questo c'è una citazione inquietante di uno dei ministri di Napoleone, Molé, che sarà ministro di giustizia negli ultimi anni dell'impero, e che qualche anno dopo rievoca così quella fase: da questo momento ognuno, per fare carriera, finse di non aver capito o di essere convinto. Divenne normale che nessuno parlasse più secondo la propria coscienza. Gli atei predicarono una religione menzognera. I cristiani si piccarono di essere filosofi. I repubblicani parlavano di monarchia. I sostenitori dell'autorità assoluta vantavano idee liberali. Le vittime della rivoluzione facevano professione di imparzialità e gli assassini di Luigi XVI lodavano le virtù della loro vittima. Adesso la rivoluzione è proprio finita, eh? Sì. O forse anche no, però, perché questo impero è anche, come dire, è un impero di cartapesta, diciamocelo. Si regge perché l'esercito francese è in grado di conquistare tutta Europa, ma di per sé la cartapesta si vede. Si vede che è tutto un po' finto, fin dal momento dell'incoronazione. Napoleone stesso lo sospettava, un'altra delle sue massime è: c'è solo un passo dal sublime al ridicolo. E nella cerimonia del sacro a Notre Dame quel passo continuamente si rischia di farlo. Immaginatelo, questa cattedrale strapiena di gente, strapiena di parvenu. Sono tutti dei parvenu, i marescialli dell'impero, principi e duchi, perché Napoleone li ha ricoperti di questi titoli nobiliari, ha creato per loro costumi sfarzosissimi, pennacchi, piume, oro, galloni, ma tutti questi marescialli sono dei figli di contadini, degli artigiani ripuliti, dei sergenti di cavalleria, e adesso si aggirano come se fossero delle altezze reali, ma la gente lo sa, a guardarli si vede che gli scappa quasi da ridere. E i primi dei parvenus sono proprio Napoleone e i suoi fratelli, come rivela il commento che gli scappa con un altro dei suoi fratelli, Giuseppe, subito prima della cerimonia. Siamo subito prima dell'incoronazione, sono lì che stanno tutti rivestendo i mantelli e gli armellini, e a Napoleone, parlando con suo fratello, gli scappa di dire: se nostro padre ci vedesse. Papà stava là in Corsica a fare il nubiluccio di provincia, ecco. E che questo impero sia di cartapesta lo dimostra anche il fatto che non ci crede nessuno che sia davvero un impero ereditario. Adesso c'è lui, dopo vedremo. C'è un momento rivelatore e drammatico durante la campagna di Russia, la congiura di Malé. Napoleone è lontano e dalla Russia arrivano cattive notizie.
questo punto succede la seguente cosa: c'è un avversario ostinato di Napoleone, appunto il generale Malet, vecchio giacobino, il quale, anche questo insomma, era internato in ospedale psichiatrico, perché ovviamente uno che continua a ostinarsi a essere contro. Dopodiché il generale Malet evade, trova una divisa da generale, fa il giro delle carceri facendo liberare altri oppositori di Napoleone, annunciando che Napoleone è morto in Russia. Ferma dei soldati, entra nei ministeri, arresta vari ministri. Finalmente poi lo fermano e lo fucilano a questo punto. È durato una giornata il colpo di stato del generale Malet, ma durante quella giornata i ministri che non sono stati arrestati sono scappati e il prefetto della Senna ha preso contatti per formare un governo d'emergenza repubblicano, perché la notizia era Napoleone è morto. Nessuno è andato dall'imperatrice Maria Luisa e dal re di Roma, il figlio bambino di Napoleone, a dire l'imperatore è morto, viva l'imperatore. Hanno dato tutti per scontato che è morto Napoleone, la pagliacciata è finita e che non è ereditario questo impero. Infatti proprio Napoleone, devo dire, dopo la congiura di Malet gli scapperà di dire però questa cosa, il re è morto, viva il re, era una bella cosa, era una forza della monarchia. Parlavamo della religione, del Papa che assiste all'incoronazione in Notre Dame e che ormai va bene perché l'impero vuol dire anche la riconciliazione con la Chiesa, il concordato. Anche qui capite bene chi è Napoleone. E quel bastardo che ha distrutto la rivoluzione laica e ha ridato la Francia in mano alla religione, o è l'uomo che ha messo fine agli eccessi e ha ridato alla Chiesa, alla libertà e ai cattolici, la libertà, insomma, è l'uno e l'altro. Certo che c'era molti che erano contro, i vecchi rivoluzionari, molti militari per i quali la laicità era un principio inderogabile e che assistono con sgomento crescente al fatto che invece no, si torna. Già prima dell'incoronazione si incorona in Notre Dame Napoleone, ma perché Notre Dame è stata riconsacrata. Durante la rivoluzione era stata invasa, devastata. Sapete che sulla facciata di Notre Dame ci sono tutte quelle statue di re, che sono i re dell'Antico Testamento. Però i rivoluzionari non facevano molte differenze. Un re è un re, e ai re cosa si fa? Si decapitano. E quindi avevano tirato giù tutte le statue da Notre Dame, tutte decapitate. Ma nel 1802... auspice il primo console, Notre Dame viene solennemente riconsacrata. I militari borbottano. Il generale Delmas uscendo dalla cerimonia. Una bella cappuccinata. Mancavano solo i 100.000 uomini che si sono fatti ammazzare cercando di sopprimere questa roba. Perché Napoleone fa tornare la religione, fa gli accordi con la Chiesa Cattolica, ristabilisce l'Episcopato e fa il concordato col Papa? Secondo lui, perché la religione è una di quelle cose che meno cerchi di sopprimerle con la forza e meglio è. Se ne vanno da sole queste cose. Lui personalmente non ci crede neanche un po'. E quando lo criticano per il concordato, lui spiega: ma non criticate, il concordato è il vaccino per la religione. Capite, il vaccino è un'altra delle grandi scoperte scientifiche dell'epoca, per la loro generazione. Tu inoculi un pochino del veleno e guarisci dalla malattia. Perciò permettiamo che ci sia un po' di religione. La gente si stuferà. Fra 50 anni sarà sparita dalla Francia. Napoleone è un figlio del Settecento, completamente indifferente, forse non ateo, nel senso che è di moda nel Settecento credere vagamente a un Dio creatore che però non c'entra niente con le chiese, col clero, coi riti, il che spiega come mai una volta Napoleone disse: se dovessi governare l'Egitto non avrei nessun problema a farmi maomettano, io non credo alle religioni. Però l'idea di Dio, chi è che ha creato tutto? Poi naturalmente la religione è comoda, mantiene la pace sociale. Altra citazione di Napoleone: la religione è ciò che impedisce ai poveri di assassinare i ricchi. E poi è una cosa che la gente vuole e allora gliela diamo. Tornato dall'Egitto, Napoleone dirà al Consiglio di Stato:
La mia politica è di governare gli uomini come la maggioranza vuole essere governata. Facendomi cattolico ho vinto la guerra in Vandea, cioè l'insurrezione controrivoluzionaria nei cattolicissimi dipartimenti dell'ovest della Francia. Facendomi musulmano mi sono insediato in Egitto. Se governassi il popolo ebraico, ricostruirei il Tempio di Salomone. Facendomi musulmano, eh beh sì, noi abbiamo anche la corrispondenza di Napoleone durante la campagna d'Egitto con le autorità locali, con le autorità religiose locali. Lettera di Napoleone allo sceicco El Messiri. Spero che non tarderà il momento in cui potrò riunire tutti gli uomini saggi e istruiti del paese e stabilire un regime fondato sui principi del Corano, che sono i soli veri e che soli possono fare la felicità degli uomini. Era un bravo politico, era capace di dire quello che la gente voleva sentire. Questa cosa del Corano però io non credo che sia proprio soltanto uno scherzo, a parte che uno dei generali di Napoleone si è convertito all'Islam in Egitto, è il generale Menou. Io lo conosco perché poi fu governatore del Piemonte e risiedeva, insomma, comunque, musulmano. Ma anche a Sant'Elena capiterà ancora a Napoleone di scrivere in una lettera: le religioni sono tutte fondate su miracoli, su cose che non possiamo capire, come la Trinità. Gesù dice di essere il figlio di Dio, però discende da Davide. Preferisco la religione di Maometto, è meno ridicola della nostra. Dopodiché, una volta messe insieme tutte queste belle cose, si capisce come mai i parroci e i vescovi diventano uno dei pilastri del regime e predicano regolarmente per spiegare al popolo quanto è felice sotto questo governo saggio, illuminato e cristiano. Napoleone appunto un po' si scusa, un po' pensa che vada bene così, su alcune cose il compromesso è forte, perché la laicità della scuola per esempio salta. La scuola elementare è di nuovo in parte in mano ai parroci. Tanto i parroci hanno accettato di spiegare che l'imperatore è un grand'uomo e quindi va bene che insegnino anche i precetti della religione cattolica, che servono appunto a evitare che i poveri se la prendano con i ricchi. Allora, siamo a buon punto, anche se non proprio alla fine, ma insomma a buon punto. Però, capite? Diventa difficile dire cos'era davvero. Certo, davvero lui era uno spregiudicato estremo, un cinico estremo, ma ha incarnato cose diverse agli occhi di diversi settori dell'opinione pubblica. E proprio quel Napoleone, che appunto nelle ultime cose che vi ho detto è evidente, come dire, la restaurazione, il ritorno indietro rispetto alla rivoluzione in tante cose, il dispotismo, ma per i suoi nemici lui continua a incarnare la rivoluzione. E questa è un'altra bella contraddizione. Autunno 1805 è la prima grande guerra di Napoleone imperatore. Quando Napoleone invade l'impero asburgico e attraversa l'Austria con la Grande Armée diretto ad Austerlitz, una nobildonna tedesca scrive in una lettera: sono giunti i tempi dell'Apocalisse, Robespierre a cavallo attraversa l'Austria. Questo fatto del cavallo colpiva molto, come vedete, ma mentre per Hegel era lo spirito del mondo a cavallo, per questa signora che è leggermente meno, ecco, è Robespierre, è sempre Robespierre, non importa che in Francia sta tornando indietro l'orologio, per le classi dirigenti, per la nobiltà di tutta Europa, quell'uomo lì è Robespierre, è la rivoluzione, e lo è per il suo esercito. Di nuovo, l'esercito è una cosa speciale, l'esercito rimarrà sempre rivoluzionario e andrà in battaglia contro gli austriaci, contro i prussiani, contro i russi, cantando canzoni giacobine, gridando che bisogna vincere per imporre la libertà, per spezzare le catene, per liberare l'universo. E loro ci credono. E anche i nemici di Napoleone un po' ci credono a questo punto. Per cui lui sarà combattuto ferocemente fino a lui. È uno dei grandi equivoci della sua epoca. Gli altri sovrani non si fidano, avrebbero potuto fidarsi benissimo. Napoleone avrebbe costruito un impero stabile, conservatore, ma loro non ci credono, non riescono a crederci. Dietro la maschera dell'imperatore vedono sempre il ghigno di Robespierre.
ed è un fatto che fuori dalla Francia le baionette dei francesi esportano la rivoluzione. Noi oggi esportiamo la democrazia. Loro esportavano la rivoluzione, la liberté, l'égalité, la fraternité e la civilisation, la civiltà. La civiltà che era una parola francese, naturalmente. Civilisation è un'invenzione della lingua francese, recente all'epoca, e l'ideologia di Napoleone comporta anche questo, che c'è tra le nazioni d'Europa una nazione più grande delle altre. C'è una nazione, la nazione che ha inventato la civilisation, è la nazione che ha fatto la rivoluzione per prima, perché è più coraggiosa e generosa delle altre, è la grande nation. E adesso la grande nation e la sua generosità porta a tutti gli altri popoli d'Europa i benefici della rivoluzione. Questa cosa Napoleone le diceva già durante la campagna d'Italia, quando era soltanto il generale Bonaparte, ma il giornale della Grande Armée proclamava già agli italiani: tutti i passi della grande nation sono contrassegnati da benefici. Felice il cittadino che ne fa parte, e felici anche i forestieri che, vedendo i nostri, possono dire: sono i miei amici, i miei fratelli. Fratelli minori, naturalmente, perché gli altri popoli devono essere grati alla grande nation di tutti i doni che ha elargito. E così Napoleone creerà un sistema in cui mette sul trono re e viceré un po' in tutta la Germania e l'Italia, ma quando qualcuno di loro pensa di poter governare di testa sua, gli fa subito capire che non è il caso. E quando qualcuno di loro obietta che certe richieste di Napoleone sono contrarie all'interesse del suo popolo, Luigi è diventato re d'Olanda, Giuseppe è diventato re di Napoli, poi di Spagna, Eugenio di Beauharnais, il nipote da parte di Madre Mo, è diventato governatore d'Italia, ebbene, viceré d'Italia. Ogni tanto cercano di difendere certi interessi dei loro popoli, che possono essere in contrasto con la grande nation. Napoleone li richiama subito all'ordine. Ah, Eugenio, viceré d'Italia. L'Italia è indipendente? Indipendente. Solo grazie alla Francia. Questa indipendenza è il prezzo del suo sangue, delle sue vittorie, e l'Italia non ne deve abusare. Napoleone è convinto, questo è uno dei suoi errori, che tutti desiderano le stesse cose, che tutti desiderano appunto l'eguaglianza giuridica, la fine dei privilegi nobiliari, il ridimensionamento degli ordini religiosi, la modernità, insomma. È convinto che lo vogliono tutti, gli spagnoli, i russi, i tedeschi, gli sembra ovvio. E, come dire, è quella semplificazione che fa un illuminista, e lui è ancora da questo punto di vista un illuminista. Non capirà mai che i contadini russi o spagnoli possano volere anche e soprattutto cose diverse, e soprattutto non capirà mai che anche i popoli più simili a quello francese, come i tedeschi o gli italiani, che sono contenti in gran parte, specialmente i giovani, del fatto che sono arrivati i francesi, che il vecchio regime è andato a gambe all'aria, che è cambiato tutto, che il mondo sta cambiando e che ci sono nuovi valori, nuove cose, nuove avventure e nuovi diritti. Però Napoleone non capirà mai che se questi nuovi diritti comportano il fatto che pattuglie straniere battono il passo nelle nostre strade, soldati stranieri arrestano la gente, funzionari stranieri danno ordini e riscuotono le tasse, questo in Europa, i popoli d'Europa, all'epoca, sia chiaro, non lo accettano. E è una cosa che fa riflettere. Napoleone aveva un sogno europeo, sogno. Gli sembrava che essere imperatore dei francesi non fosse esattamente sufficiente. E volendo essere qualcosa di più, ragionava in chiave europea. E lo dice, racconta Fouché, che partendo per la campagna di Russia, Napoleone gli dice: beh, adesso faccio fuori la Russia e poi finalmente sarò libero di realizzare il mio destino, di completare quello che ho appena abbozzato. Ci occorrono un codice europeo, una corte di cassazione europea, una stessa moneta, gli stessi pesi e misure, le stesse leggi. Bisogna che io faccia di tutti i popoli d'Europa un solo popolo e di Parigi la capitale del mondo.
E questa cosa ogni tanto gli torna. Anche a Sant'Elena lo scrive, nel memoriale di Sant'Elena. Se fossi rimasto io, l'Europa sarebbe stata nella sostanza un solo popolo. E ciascuno, viaggiando in qualsiasi paese, si sarebbe sempre trovato all'interno della patria comune. Ecco, e oggi appunto ci troviamo a riscoprire con grande fatica quello che dovrebbe essere ovvio, e cioè che appunto una patria comune in cui c'è una grande nazione che conta più delle altre e che fa da fratello maggiore è destinata a fallire. Come è fallito il progetto di Napoleone, che viene visto con odio in Spagna, in Germania, in Russia, meno in Italia, nonostante i Veneti di cui vi parlavo all'inizio, e nonostante tutto uno strascico di risentimenti, di rancori, le repressioni delle rivolte contadine, le fucilazioni, i saccheggi di opere d'arte, e all'epoca anche la grande delusione per il fatto che non viene fatta un'unica Italia, ma rimangono il Regno d'Italia e il Regno di Napoli, e poi certi pezzi dell'Italia, in realtà Napoleone via via li annette alla Francia, e insomma c'è molta delusione indubbiamente nell'opinione pubblica italiana. Eppure la maggior parte degli intellettuali e dei giovani, nonostante tutto, trangugiando le delusioni, rimangono dalla parte di Napoleone. Il Foscolo racconta di Jacopo Orpis che si suicida per la delusione dopo che Napoleone ha tradito Venezia e l'ha ceduta all'Austria. Però pochi anni dopo il Foscolo si arruola come ufficiale nella divisione italiana che sta andando in Francia per partecipare all'invasione dell'Inghilterra. Napoleone ha preparato a lungo l'invasione dell'Inghilterra, anche se poi non l'ha fatta. E il Foscolo, dopo tutto, ci stava. E forse appunto, nonostante le tante delusioni, noi oggi non ce lo ricordiamo più tanto, ma per qualche anno c'è stato anche allora un Regno d'Italia. Certo, non era tutta la penisola. C'è stato un Regno d'Italia con un suo re d'Italia che era anche imperatore, proprio come era accaduto al tempo di Carlo Magno, che era re dei Franchi ma anche dei Longobardi. E questo re d'Italia coniava dei marenghi d'oro con sopra il suo ritratto, con su scritto Napoleone imperatore e re in italiano, e sull'orlo delle monete c'era scritto Dio salvi l'Italia. Tutta propaganda, sì, forse sì, però appunto l'opinione pubblica italiana in realtà rimane in gran parte con Napoleone. Beh, in lingua italiana Waterloo significa una disfatta, e non credo ci sia una via Waterloo in nessuna città italiana. Altrove invece Napoleone è il nemico della civiltà, il nemico della libertà, il nemico dell'Europa. Il principe Metternich, uno dei suoi arci nemici, quando si trova a negoziare con lui, con Napoleone nel 1813, dirà: in quel momento decisivo mi consideravo come il rappresentante dell'intera società europea. Cioè esiste una classe dirigente in Inghilterra, in Austria, in Prussia, che è convinta, in Russia, che è convinta che ormai Napoleone non è più nessuno, non rappresenta più niente, è un fuorilegge. E l'Europa è tutta dall'altra parte. Questo fuorilegge viene sconfitto. Viene sconfitto in Russia nel 12, a Lipsia nel 13, nel 14 la Francia è invasa, gli alleati entrano a Parigi e Napoleone abdica. Lo mandano a fare l'imperatore dell'isola d'Elba. Ci rimane, come sapete, qualche mese, poi riesce a scappare, torna in Francia. È una cosa talmente inaspettata e talmente scioccante che all'inizio non ci vogliono neanche credere. Qua c'è già il congresso di Vienna in corso, perché loro ovviamente mica lo sanno che lui tornerà, ci sarà Waterloo, per loro è finita nel 14, e quindi hanno riunito il congresso di Vienna per ridisegnare la carta d'Europa. Quando al congresso di Vienna arriva la notizia, viene comunicata la notizia che Napoleone è scappato dall'isola d'Elba, si mettono tutti a ridere, credono che sia uno scherzo, e invece Napoleone è in Francia e in un attimo è a Parigi ed è sul trono. Alla notizia della fuga di Napoleone dall'isola d'Elba, un intellettuale liberale di punta, Benjamin Constant, scrive un articolo in cui denuncia Napoleone evaso dall'Elba come un bandito. Un mese dopo, Benjamin Constant è intento a scrivere il testo della nuova Costituzione che Napoleone intende sottoporre a plebiscito. È una Costituzione meravigliosa, molto più liberale di quanto non fosse il sistema precedente. Per dire,
nei comuni fino a 5.000 abitanti ci sarà il diritto di eleggere il sindaco anziché avere un podestà nominato dal governo. È una Costituzione che divide. Qualcuno ci crede. L'imperatore ha capito finalmente. È la vera svolta liberale. Speriamo che duri. Qualcuno non ci crede per niente, forse soprattutto i più cinici. Fouché, che ha servito Napoleone in tutti gli affari più sporchi, quando Napoleone torna nei 100 giorni, Fouché non ci crede. È il pazzo di sempre. Despota e ambizioso di conquiste, come sempre. E comunque in quei 100 giorni Napoleone fa in tempo a far scrivere la nuova Costituzione, a sottoporla a plebiscito, è uno di quelli che non vanno tanto bene, 20% dei votanti circa. Pochi, però è sempre qualcosa. Stragrande maggioranza di sì, naturalmente. C'è un aneddoto che racconta bene il clima di questi giorni sbalorditivi. Napoleone passa in rassegna un reggimento, è il primo reggimento di fanteria leggera. Alla testa del reggimento c'è un giovanotto di 29 anni, comandante in seconda, il colonnello de Cubière, barone d'impero, ma nato marchese d'Espagne de Cubière, quindi nobile dell'antico regime, ma che ha fatto tutta la sua carriera sotto Napoleone. Cubière comanda il reggimento, Napoleone lo passa in rassegna, siccome conosce tutti, si accorge subito che è il vice comandante che comanda il reggimento. Dov'è? Chi è il colonnello che comanda il reggimento? E Cubière risponde: Sire, è il colonnello de Bournonville, ma è malato. Napoleone ribatte: Bournonville non è dei nostri. Siete voi, colonnello Cubière, che d'ora in poi comanderete il primo leggero. Notate la modernità, no, neanche più la modernità, com'è novecentesca questa espressione. Non è dei nostri. Napoleone è, nei 100 giorni è più che mai ideologico. O si sta con lui o si sta contro di lui. Però non è una dittatura sanguinaria questa, anzi c'è spazio per tante cose. Perché il colonnello de Cubière, appena nominato comandante del reggimento, conduce la truppa in piazza d'armi a votare per acclamazione al plebiscito sulla Costituzione. Davanti al reggimento schierato che deve votare, il colonnello de Cubière fa sapere che lui voterà contro, perché la Costituzione non è abbastanza liberale. C'è ancora troppo potere per l'imperatore dentro questo testo. Di conseguenza lui, il colonnello de Cubière, che Napoleone ha appena nominato capo del reggimento, invita i soldati a votare contro. È il primo reggimento di fanteria leggera e l'unico reggimento di tutto l'esercito a votare quasi all'unanimità contro la nuova Costituzione. Dico quasi perché risulta agli atti un'eccezione. Un capitano che vota a favore argomentando: io amo il colonnello di tutto cuore, ma in fatto di costituzioni non ne sa mica quanto l'imperatore, lui ne ha già fatte tante. Questo è l'unico reggimento che vota no al plebiscito. I registri del voto di questo reggimento vengono smarriti e non possono quindi essere registrati nel totale. Il colonnello Cubière riceve una lettera di biasimo, ma non viene rimosso, rimane alla testa del suo reggimento e sarà ferito a Waterloo mentre guida il primo leggero all'assalto del castello di Hougoumont. E con Waterloo io vorrei chiudere. Il 18 giugno 1815 a Waterloo si conclude la vicenda di Napoleone. A me è capitato di trovare testimonianze di ufficiali che hanno combattuto in quella battaglia e che dicono: era una battaglia decisiva per la libertà. Ci sono degli ufficiali francesi che dicono questo: a Waterloo abbiamo combattuto e perso la battaglia per la libertà dell'Europa. E ci sono degli ufficiali inglesi che dicono questo: a Waterloo abbiamo combattuto e vinto la battaglia per la libertà dell'Europa. Come vedete, si poteva intendere in tanti modi. Ma la cosa più notevole, su cui veramente voglio chiudere, è che diversi ufficiali inglesi alla battaglia di Waterloo avevano essenzialmente una cosa in testa: chissà se riuscirò a vedere Napoleone. Sir Hussey Vivian, che comandava una brigata di ussari e che quindi, essendo un brigadiere, aveva un cannocchiale, era abbastanza sicuro di averlo visto, e poi lo racconta in una lettera: credo proprio di averlo visto prima che cominciasse l'attacco. Ha cavalcato con un gran seguito di ufficiali in mezzo alle colonne che si stavano schierando davanti a noi.
salutato con grida di Vive l'Empereur, e guardando attraverso il cannocchiale mi è sembrato di riuscire a distinguere il piccolo eroe. E in verità ne sono quasi sicuro. Il piccolo eroe Napoleone era di statura normale, anzi per l'epoca anche un po' più alto della media, ma le stampe satiriche inglesi lo raffiguravano come un nanerottolo, e ovviamente un generale inglese qua l'aveva visto. Un altro ufficiale inglese, il capitano Mercer, lui scrive nel suo diario: non sono riuscito a vederlo, l'avevo sperato fino all'ultimo, avevo la brama di vedere Napoleone, quel poderoso uomo di guerra, quel genio stupefacente che aveva riempito il mondo con la sua fama. Il piccolo eroe, quel genio stupefacente. E questi sono i suoi nemici. Sono quelli che volevano distruggerlo e lo hanno distrutto, convinti che Napoleone volesse dire schiavitù. Vedete com'è difficile dare una visione, come dire, che non sia contraddittoria di Napoleone. E capite perché io non ho certo potuto farlo stasera. Grazie. Il principe Andrei rimase fermo a cavallo presso la batteria, guardando il fumo del cannone dal quale era partita la palla. I suoi occhi corsero per tutta l'ampia distesa. Egli vedeva soltanto che le masse dei francesi, prima immobili, si erano mosse, e che a sinistra c'era effettivamente una batteria. Sopra quella il fumo non si era ancora dissipato. Due cavalieri francesi, certamente due aiutanti di campo, galoppavano su per l'altura. Ai piedi dell'altura, verosimilmente per rinforzare la linea, si muoveva una piccola colonna nemica. Il fumo del primo colpo non era ancora dileguato, che si vide un'altra nuvoletta di fumo e si udì un altro colpo. «È cominciata! Ci siamo!» pensò il principe Andrei, sentendo che il sangue gli affluiva più rapido al cuore. Ripassando in mezzo a quelle compagnie che un quarto d'ora prima mangiavano la cascia e bevevano acquavite, egli vedeva dappertutto i medesimi rapidi movimenti dei soldati che si allineavano e prendevano ciascuno il suo fucile, e su tutti i visi riconosceva la medesima animazione che era nel suo cuore. «È cominciata! Ci siamo! È una cosa terribile e allegra!» diceva il viso d'ogni soldato e di ogni ufficiale. È l'inizio della descrizione di una battaglia in guerra e pace. Di una battaglia minore. Sapete che in guerra e pace vengono descritte le più grandi battaglie combattute dai russi durante le guerre napoleoniche, Austerlitz, Borodino, ma questa è la descrizione di una battaglia minore, la battaglia di Schöngraben, 16 novembre 1805, due settimane prima della battaglia di Austerlitz. Una di quelle battaglie che gli storici chiamano minori, ma che per quelli che c'erano dentro evidentemente minori non erano. 1805. Tolstoi scrive Guerra e Pace negli anni 60 dell'Ottocento, mezzo secolo dopo i fatti. Quindi il suo è un romanzo storico. Noi rischiamo di non accorgercene perché sappiamo che il conte Tolstoi è un membro di quella stessa aristocrazia russa che descrive così bene dal di dentro nel suo romanzo, e quindi in realtà per noi che lo leggiamo a tanta distanza di tempo cade un po' la consapevolezza che quello è un romanzo storico, ma lo è. Tolstoi era nato nel 1828, quindi racconta fatti di vent'anni, più di vent'anni prima che lui fosse nato. E fra l'altro lo dice subito con molta chiarezza nella prima pagina del romanzo. Ricordate che Guerra e Pace si apre con due aristocratici che in un salotto conversano amabilmente in francese. Eh bien, mon prince, Genova, citata nella prima riga di Guerra e Pace. Gene e Luc ne sont plus que des apanages, eccetera. E Tolstoi subito dopo commenta, parlavano in francese. Dice, in quel francese ricercato, in cui non soltanto parlavano, ma pensavano i nostri nonni. Quindi il lettore di Tolstoi è avvertito da subito, si sta parlando dell'epoca dei nonni. Però è chiaro che visto da noi oggi italiani del 2018, comunque Tolstoi è molto vicino a quell'aristocrazia del tempo di Napoleone che lui racconta, è il nipote di quei nonni, li conosce benissimo. E soprattutto conosce benissimo la guerra.
che ai suoi tempi non è tanto diversa, anzi potremmo dire che non è quasi diversa per niente, rispetto alle guerre napoleoniche. La storia è stato ufficiale di artiglieria, tenetelo a mente perché ci torneremo. Tolstoi è stato ufficiale e ha combattuto nella guerra di Crimea, cioè nell'ultima guerra combattuta più o meno con le stesse tattiche e le stesse armi delle guerre napoleoniche. E quindi lui racconta le guerre di tanti anni prima, ma con un'esperienza diretta di cosa voleva dire combattere in quel modo, con un'esperienza diretta di che cos'era il soldato russo, di cos'era l'esercito russo. E quindi noi siamo legittimati fino a un certo punto a usare, sapete che qui la scommessa in questa nuova serie di lezioni di storia è di partire ogni volta dalla letteratura per vedere come la letteratura ci parla della storia. E noi siamo legittimati a usare fino a un certo punto guerra e pace come una chiave per entrare in quello che era l'arte della guerra al tempo di Napoleone. Tolstoi è dunque da un lato uno scrittore che è particolarmente forte quando si tratta di analizzare l'animo umano, di descrivere i moti dell'animo umano, ma dall'altra è un conoscitore tecnico di quello che racconta. Parlo della parte della guerra in questo caso specifico, di quella metà del romanzo che racconta la guerra. È un conoscitore tecnico. Ha ben presente cosa vuol dire un campo di battaglia, cosa sono i soldati, come funzionano gli eserciti. E ha ben chiaro, quindi, che una cosa importantissima è l'aspetto psicologico. Cosa passa nella testa e nell'animo dei soldati durante il combattimento? Non è un di più, non è un qualcosa che può essere interessante sapere. È un qualcosa di fondamentale per capire che cos'è la guerra al suo tempo. I soldati sembrano e sono una massa anonima, impersonale, perché tutto il sistema è costruito sul fare di loro una massa anonima e impersonale. Oggi lo sapete, i soldati continuano a vestire la divisa, ma anche nel nostro esercito ogni militare porta il suo nome sul taschino. Si sta ritornando in qualche misura all'individuo, ma per alcuni secoli lo scopo degli eserciti era di cancellare e negare l'individuo e fare dei soldati delle unità di un meccanismo, tutti uguali. Però al tempo stesso ognuno di loro rimane una persona e l'ufficiale Tolstoi lo sa benissimo. E gli ufficiali e i soldati hanno reazioni psicologiche che sono importantissime per l'esito del combattimento. E qui avrà colpito anche voi. Tornerà spesso in altri brani che vi leggerò questa cosa. Tolstoi, che la guerra l'ha vista e i soldati in battaglia li ha visti, ci dice una cosa che credo nessuno di noi si sarebbe immaginato. Quando comincia il combattimento non c'è soltanto un'eccitazione generale, ma c'è un senso di allegria, temperato dalla consapevolezza che sta per cominciare una cosa terribile, ma anche allegra. I soldati dell'esercito russo, i soldati e gli ufficiali dell'esercito russo che racconta Tolstoi in Guerra e Pace, chi sono? Bene, i soldati sono servi della gleba, perché nell'impero dello zar esiste ed esisterà ancora fino agli anni 60 dell'Ottocento, proprio quando Tolstoi scrive Guerra e Pace. Verrà abolita la servitù della gleba in Russia. Sono quindi servi della gleba che i loro padroni, su richiesta del governo che ha chiesto reclute, hanno designato per il servizio militare, per i 25 anni di servizio militare. Questo vuol dire che il soldato russo è un contadino analfabeta che, molto giovane, è stato strappato alla sua famiglia e al suo villaggio, che quasi sicuramente non rivedrà mai più, per diventare parte di qualcos'altro, di un'altra comunità, di un altro organismo, la compagnia, il reggimento, l'esercito. Gli ufficiali no, gli ufficiali sono tutti ufficiali che servono volontariamente, sono nobili, i quali decidono di fare la carriera militare. Ben inteso,
I nobili russi devono prestare servizio. Lo zar non guarda volentieri quei nobili che si limitano a vivere sulle loro terre e non prestano servizio in un modo o nell'altro, nell'amministrazione o nell'esercito. Per cui in molti casi non dobbiamo immaginare che la scelta individuale fosse così libera. Ecco, in molti casi ci saranno state pressioni forti che spingevano un giovane nobile a diventare ufficiale. Però è comunque una scelta. E gli ufficiali, ancor più dei soldati, conservano per questo un po' del vecchio orgoglio che era quello dei cavalieri medievali e poi è quello dei mercenari del Rinascimento e dell'età moderna. L'orgoglio di chi dice io sono un soldato, è una cosa che ho scelto liberamente, liberamente ho scelto di rischiare la pelle. Io rischio la vita e per questo ovviamente però merito stipendi e privilegi e onore. E l'onore del soldato sta nel fatto che obbedisce agli ordini senza discutere e senza chiedersi, appunto, quanto è grande il rischio di morire. Il soldato obbedisce e basta, tanto più se è un ufficiale, un nobile russo che serve lo zar. Questa cosa nel romanzo di Tolstoi viene fuori spesso. Caratterizza anche personaggi tra i protagonisti, come quel principe Andrei da cui ho cominciato. Il principe Andrei è ufficiale. C'è una scena all'inizio del romanzo in cui il principe Andrei discute con il suo amico Pierre. Come sapete, sono due personaggi che non potrebbero essere più diversi. Il principe Andrei è tormentato, scontroso, scontento di sé, sempre alla ricerca di un proprio posto nel mondo, ma anche però più conformista in un certo senso, socialmente più conformista. Pierre è uno sbandato che per caso, figlio illegittimo di un gran signore, si è trovato a ereditare un'enorme fortuna e quindi a essere un membro in vista dell'alta società, ma a questo non era preparato. Pierre è l'idealista che va dietro a tutte le utopie. Sono due persone che non potrebbero essere più diverse, eppure sono amici. E quando scoppia la guerra che porterà alla battaglia di Austerlitz e il principe Andrei si prepara a partire, il suo amico Pierre discute e dice: Pierre, ora c'è la guerra contro Napoleone. Se fosse una guerra per la libertà, la capirei e sarei il primo ad entrare nell'esercito, ma aiutare l'Inghilterra e l'Austria contro il più grande uomo del mondo. Il principe Andrei si limitò a stringersi nelle spalle a questi puerili discorsi di Pierre. Fece come se fosse impossibile rispondere a tali sciocchezze, ma in realtà a quell'ingenua affermazione era difficile dare una risposta diversa da quella del principe Andrei. «Se tutti facessero la guerra per convinzione, non ci sarebbero guerre», disse egli. «E sarebbe una bellissima cosa», disse Pierre. Forse sarebbe una bellissima cosa, ma questo non sarà mai. Ma voi perché andate alla guerra? Domandò Pierre. Perché? Non lo so. Bisogna far così. E ancora un'altra versione dello stesso atteggiamento che caratterizza l'ethos, l'ideologia degli ufficiali. Discussione anche a mensa, a tavola, di un reggimento di cavalleria, discussione appunto su quanto questa guerra contro Napoleone ci sia speranza di vincerla oppure no, e il colonnello interviene a fermare la discussione. «Noi dobbiamo batterci fino all'ultima goccia di sangue», disse il colonnello, picchiando sulla tavola, «e morire per il nostro imperatore». E allora tutto andrà bene. E ragionare il meno possibile. Egli poggiò la voce specialmente sulla parola possibile. Il meno possibile, concluse. Così giudichiamo noi altri, vecchi usseri. Ecco tutto. Ragionare il meno possibile. Sembra un paradosso, perché noi oggi siamo abituati all'idea che far la guerra richiede intelligenza, flessibilità, iniziativa. Far la guerra al tempo di Napoleone, queste cose le richiedeva soltanto a chi comandava. L'intero scopo
degli eserciti era di costruire dei meccanismi che non ragionavano, ma procedevano meccanicamente secondo gli ordini. Poi ci si riusciva fino a un certo punto, naturalmente, ma l'intero scopo era quello. Immaginate, voi avete reclutato 200 contadini analfabeti. Per prima cosa li mettete in divisa, diventano tutti uguali. In seconda cosa gli mettete in mano un moschetto e gli insegnate a caricare e sparare il moschetto. Già questo richiede un certo tempo e non è che si possa spendere chissà quanto tempo e chissà quanti soldi per addestrare la truppa. Gli hai insegnato a caricare e sparare il moschetto, operazione complicata. Poi questi 200 li metti tutti in fila e gli insegni a sparare tutti insieme. Non gli insegni a mirare al bersaglio, sarebbe un'enorme perdita di tempo. Pretendere di insegnare a ognuno di loro di sparare individualmente. No, gli insegni a stare tutti in fila, a puntare quando l'ufficiale comanda puntate e a sparare quando l'ufficiale comanda fuoco. E poi via, tutti insieme, ricaricare e di nuovo sparare. Li vuoi muovere? Gli insegni a marciare tutti insieme. Per aiutarli a capire, gli abitui a riconoscere certi ordini semplicissimi, sempre quelli, standardizzati. Gli ufficiali in anticipo hanno imparato gli ordini che devono dare, sempre con le stesse parole, sempre quelli. Le trombe suonano gli ordini e si insegna a riconoscere quei 3 o 4 motivetti diversi, ognuno dei quali comporta muoversi, fermarsi, carica. E gli uomini devono marciare, gli uomini vestiti tutti uguali, devono marciare tutti insieme allo stesso passo. Ci mettono qualche settimana per insegnare alle reclute qual è la destra e qual è la sinistra e che si marcia tutti allo stesso passo. A forza di bastonate gli si insegna. Naturalmente, prima di insegnargli a muoversi tutti allo stesso passo, gli esperti hanno condotto studi approfonditi. A che velocità è bene muoversi? È meglio che il battaglione schierato, quando viene l'ordine di andare avanti, faccia 77 o 78 passi al minuto. Ogni esercito ha la sua regola, gli esperti stabiliscono, è meglio fare 77 passi al minuto. E il congegno si muove. Si muove o sta fermo secondo regole geometriche. Perché la guerra del Settecento e dell'epoca di Napoleone è geometrica, è un tentativo di mettere ordine nel caos. Ovviamente è un tentativo che non può mai riuscire del tutto, ma la vittoria sta nell'avvicinarsi a questo ideale, mettere ordine. Formazioni geometriche, vi dicevo. La linea, il quadrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho la mia compagnia di 200 fantaccini, ma intanto siamo in guerra da un po', moltissimi sono morti di malattia, altri sono in ospedale, qualcuno è morto in combattimento, sono diventati 100. Io ho la mia compagnia di 100 fantaccini e sto difendendo una posizione, quindi devono sparare. Per sparare al meglio devono stare in linea. Un'unica riga? No, sarebbe troppo fragile, un uomo è più tranquillo quando sa che ce n'è un altro dietro. 2 righe, forse anche 3. Di fatto gli eserciti napoleonici combattono in linea quasi sempre su 3 righe di uomini. Con 3 righe tutti possono sparare. Certo, quelli della 3ª riga appoggiano il moschetto alla guancia dei compagni davanti e magari li scottano sparando, ma insomma questo succede. La linea è questo. E poi all'improvviso qualcuno grida «Cavalleria! Sta arrivando della cavalleria nemica!» E se la cavalleria nemica ti arriva addosso mentre sei in linea, ti spazza via. E allora gli ufficiali hanno imparato a memoria quali ordini dare e i soldati hanno imparato a memoria come eseguirli. Ognuno sa quali movimenti deve fare. Inquadrato è l'ordine, partendo da destra o partendo da sinistra. E gli automi, nell'ideale degli teorici militari, gli automi della linea, in pochi passi ridisegnano un'altra figura geometrica, un quadrato. Un quadrato vuol dire che da tutte le parti ci sono soldati che guardano in lì col fucile in mano, la baionetta in canna e la cavalleria da qualunque lato arrivi si trova davanti 3 file di baionette. E a quel punto, se va tutto bene, la cavalleria si ferma. Non per l'intelligenza dei cavalieri, ma per l'intelligenza dei cavalli, i quali non vanno a infilzarsi sulle baionette. E poi la cavalleria è sparita, si torna in riga, si torna in linea. Voi capite che è fondamentale fare queste cose in pochi secondi.
La cavalleria ti arriva addosso in 20 secondi. Tu in 20 secondi devi essere passato dalla linea al quadrato. Poi arriva l'ordine, attacchiamo noi. E allora al tempo di Napoleone non si attacca più necessariamente stando in linea, che andava così bene per sparare, ma per andare avanti col nemico che ti spara addosso, è bene che gli uomini sentano di essere protetti e in mezzo a tanti dei loro. La psicologia, appunto. Perciò all'attacco non si andrà in linea, ma si andrà in colonna, ammassati su molte righe di uomini, un fronte più ristretto, ma molte righe, e tutti sanno che dietro di loro ci sono tanti dei nostri, appunto, che spingono avanti anche loro. Tolstoi è assolutamente consapevole dell'importanza che ha per il soldato in battaglia sentire che è dentro a un contesto riconoscibile, che è diventato casa sua, il suo reparto, con tanti amici tutti intorno. Il soldato in marcia è circondato, stretto e trascinato dal suo reggimento, come il marinaio dalla nave sulla quale si trova. Per quanto vada lontano, per quanto strane, sconosciute e pericolose siano le latitudini che egli raggiunge, come il marinaio ha sempre dappertutto intorno a sé gli stessi ponti, gli stessi cordami della sua nave, così egli ha sempre, egli, il soldato, ha sempre e dappertutto intorno a sé gli stessi compagni, le stesse file, lo stesso sergente Ivan Mitrich, lo stesso cane della compagnia, Zhuchka, gli stessi superiori. E nel descrivere la battaglia di Austerlitz, Tolstoi comincia sottolineando appunto il senso di sicurezza che dà ai soldati il sapere che fanno parte di un esercito che sta muovendo all'attacco, tutti insieme. Ora davanti, ora di dietro, da ogni parte, i soldati venivano a sapere che le nostre colonne russe marciavano nella stessa direzione. Ciascun soldato si sentiva l'anima allegra, perché sapeva che dove andava lui, cioè chissà dove, andavano anche molti, molti altri dei nostri. E dunque il segreto per mandare gli uomini alla morte è questo: mandarli in tanti, tutti insieme e tutti uguali. Però naturalmente c'è anche un'altra conseguenza, che al tempo di Tolstoi non era forse stata ancora teorizzata, ma comincia a esserlo a quell'epoca. Avete presente la psicologia delle masse, la psicologia delle folle? Ecco, tutti questi individui formano una folla, e nella folla le sensazioni si trasmettono fulmineamente, gli umori cambiano improvvisamente, tutti gli individui cambiano di colpo atteggiamento. Sono cose, meccanismi misteriosi, ma evidenti. E questo succede anche all'esercito russo ad Austerlitz. Quando le cose cominciano a non andare più come dovevano, nella massa comincia a diffondersi prima l'incertezza e poi il panico. I soldati marciavano allegramente, di nuovo, come sempre quando vanno al fuoco, e specialmente in un'offensiva. Notate che Tolstoi evidentemente lo sa che il suo lettore arriccerà la fronte e dirà: ma come allegramente? Perciò chiarisce che è proprio così, e lui lo sa perché l'ha visto. Ma dopo aver marciato per circa un'ora, sempre in una folta nebbia, una gran parte delle truppe dovette fermarsi e corse per le file la sgradita consapevolezza del disordine e della baraonda che si stava producendo. È molto difficile spiegare in che modo si propaghi questa coscienza, ma è indubbio che essa si propaga con una sicurezza straordinaria e si estende rapidamente, inavvertita e irresistibile, come l'acqua in un borro. A margine di tutto questo, potrei anche tralasciare il pezzetto che sto per fare adesso, ma insomma, per essere fedele anche all'atteggiamento di Tolstoi, alla battaglia di Austerlitz, come sapete, i russi non sono da soli. Ci sono i loro alleati, gli austriaci, cioè i tedeschi. E Tolstoi non ha il minimo dubbio sul fatto che appena si diffonde fra i soldati russi la sensazione che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto, la reazione immediata è: ecco, è colpa dei tedeschi.
Tanta fretta di mettersi in marcia e stiamo qui fermi in mezzo alla campagna senza motivo. Sempre quei maledetti tedeschi a far confusione. Diavoli di balordi. Maledetti tedeschi, non conoscono neppure il loro paese, disse un altro. Poi passò un generale e gridò qualcosa rabbiosamente, ma non in russo. Ta fa la fa bara, che cosa brontola, non se ne capisce nulla, disse un soldato, rifacendo il verso al generale che si era allontanato. Io li fucilerei quei vigliacchi. Dopodiché, tedeschi o non tedeschi, l'esercito russo ad Austerlitz viene attaccato di sorpresa dal nemico, dove non se l'aspettava, da una direzione inattesa, e va in rotta. La rotta è come quell'acqua che sale e che a un certo punto trabocca. Di colpo intere masse di uomini nello stesso istante sono prese dal panico. I reggimenti di fanteria attaccati improvvisamente nella foresta scappavano via di là e le compagnie, confondendosi le une con le altre, si allontanavano in folla disordinata. Un soldato pronunziò nel suo spavento una parola insensata che in guerra è terribile. «Ci hanno tagliati fuori!» E questa parola, insieme con un sentimento di paura, si comunicò a tutta la massa. «Ci hanno circondati! Ci hanno tagliati fuori! Siamo perduti!» gridarono voci di fuggenti. Il comandante del reggimento, nell'attimo stesso che udì dietro di sé i colpi di fucile e le grida, capì che al suo reggimento era accaduto qualcosa di terribile. Cos'è il qualcosa di terribile? Non è il fatto che il nemico attacca. Qualcosa di terribile vuol dire che il reggimento si è trasformato in una folla in fuga. Tutta quella gente che è stata addestrata, bastonata, a comportarsi come automi, come i pezzi di un meccanismo, e l'hanno fatto fino a un attimo prima, di colpo ridiventano gli individui che compongono una folla e che pensano soltanto a salvarsi e a nient'altro. Non ci sono più addestramento, ordini ufficiali, niente. Quando un reparto va in rotta, scappano tutti e per un bel po' non li ferma nessuno. E quindi, come vedete, appunto, la guerra consiste nella scommessa di portare la geometria nel caos, e il caos è sempre lì in agguato. In ogni momento il caos può esplodere. E in realtà lo scopo del combattimento è precisamente questo: trasformare il nemico da una forza compatta, organizzata e geometrica in una folla spaventata che scappa. È così che si vincono le battaglie. La battaglia è vinta quando un'aliquota crescente di uno dei due schieramenti comincia a vacillare, a ondeggiare, a fare qualche passo indietro e poi a scappare. E lo scopo del combattimento è quello. Non è di ammazzarli tutti, i nemici che ti trovi di fronte. Ammazzare la gente è soltanto il modo più rapido per convincere gli altri a scappare. Le guerre napoleoniche hanno dei tassi di perdite nei giorni di battaglia spaventosi, inimmaginabili. In un giorno, in una grande battaglia di Napoleone, moriva tanta gente quanto in settimane di combattimenti nella Prima Guerra Mondiale. Noi siamo abituati a pensare alla Prima Guerra Mondiale, ai terrificanti assalti all'arma bianca contro le mitragliatrici e contro i reticolati, che facevano in qualche giorno, in qualche settimana di combattimento 20, 50, 100.000 morti e feriti, ma una battaglia napoleonica poteva fare in certi casi 40, 50.000 morti e feriti dalle due parti in un pomeriggio. Ma anche così si tratta del 20-25% al massimo degli effettivi impiegati. Perdite naturalmente non vuol dire morti soltanto, ripeto, vuol dire i feriti, vuol dire quelli fatti prigionieri, quelli che sono spariti perché hanno disertato e se ne sono andati. Quando un esercito napoleonico ha perso il 20% dei suoi effettivi in un giorno di battaglia, è un esercito stroncato. O meglio, quello dei due che, avendo perso tutti questi, ha deciso per primo di scappare, è un esercito stroncato, che per settimane e mesi sarà impossibile riportare al combattimento, perché il morale è sparito e prima di ricostruirlo ce ne vuole.
Dunque lo scopo di una battaglia napoleonica è questo. La vedete qui la battaglia napoleonica. Naturalmente nell'arte occidentale c'è una convenzione robustissima, nell'arte occidentale classica, come si rappresentano le battaglie. E beh, in primo o al massimo in secondo piano, generali a cavallo in uniformi scintillanti, circondati da messaggeri, da aiutanti di campo e così via. In primissimo piano qualche scenetta di genere, l'eroico ferito, circondato dagli amici. E sullo sfondo la battaglia vera. Quella che in realtà, se noi fossimo stati lì su un elicottero, avrebbe riempito interamente il nostro quadro visuale, non il gruppetto dei generali, non la scenetta di genere, ma sullo sfondo le masse di uomini tutti vestiti uguali, che si muovono tutti insieme, obbedendo agli ordini. Si muovono tutti insieme e quello che bisogna cercare di fare è gettarli nel panico. Come si fa per gettare nel panico il nemico che hai davanti? Immaginate, in ogni battaglia in genere c'è uno che è più forte e che vuole attaccare e uno che è più debole. Chi vuole attaccare, a un certo punto, comincia a pensare di spingere avanti. Parliamo della fanteria, che è poi, come dire, l'ossatura di ogni esercito. Cominci a pensare di andare avanti, il nemico è laggiù, a un chilometro. Quando si decide che è il momento, in un certo settore del fronte si comincia ad andare avanti. Si comincia ad andare avanti, al tempo di Napoleone si sgranano anche piccole pattuglie di tiratori scelti, i pochi a cui è stato insegnato a sparare bene, e magari gli è andato anche una carabina rigata per poter tirare bene al bersaglio quando sono vicini al nemico, tirar giù magari un ufficiale a cavallo, oppure quello che porta la bandiera, ma il grosso della truppa che attacca va avanti, come vanno avanti quelli là, in massa. Queste masse vanno avanti, i tamburi dietro battono all'impazzata, più tamburi ci sono meglio è, perché quel frastuono anestetizza, ti impedisce di pensare, ti dà una sorta di euforia, di ubriachezza. Gli ufficiali in parte davanti e in parte dietro, quelli dietro a spingere, avanti, e quelli davanti a mandare avanti gli altri con l'esempio, con la sciabola sguainata, avanti, 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 gridando. Ogni tanto nell'esercito francese l'imperatore vi guarda, l'imperatore ricompenserà il primo che arriverà alle linee nemiche, più spesso, secondo le testimonianze più sincere, bestemmiando orrendamente e gridando avanti, sacrament de Dieu, avanti, figli di puttana, avanti. E si va avanti in massa e il nemico è laggiù in fondo. E siamo a 500 metri, e siamo a 200 metri, i nemici hanno dei moschetti come i nostri, che tirano con un minimo di precisione fino a 100 metri, non di più. Se quegli altri hanno degli ufficiali che non hanno i nervi saldi, cominceranno a sparare quando siamo già ancora a 200 metri. Spareranno, svaniranno nel fumo per qualche istante e noi non sentiremo neanche fischiare le palle perché siamo ancora troppo lontani. Se invece hanno degli ufficiali che conoscono il mestiere, non spareranno quando siamo a 200 metri, aspetteranno che siamo un po' più vicini. Quando siamo a 100 metri spareranno. E qui noi siamo abituati a vedere dei film in cui la linea spara scomparendo nel fumo e tutta la prima fila di quelli che attaccano cadono a terra e quelli dietro vengono a prendere il loro posto, gli altri sparano di nuovo, cadono di nuovo tutti in prima fila. Credo che ne abbiamo viste tutti, no? Di ricostruzioni cinematografiche di questo genere. Se fosse stata così la realtà, le battaglie napoleoniche sarebbero finite in 10 minuti. Non era così. La realtà era così paradossale che adesso che io ve la dirò non ci crederete. Tuttavia vi assicuro che ci sono studi estremamente approfonditi, fatti già all'epoca e poi fatti anche dopo, sul rapporto fra il consumo di munizioni e le perdite effettive provocate. I vari studi sono arrivati a cifre leggermente diverse. Forse il più attendibile sostiene che quando il nemico spara un proiettile ogni 459 colpisce qualcuno. Altri si tengono un po' più bassi, un proiettile ogni 250, ogni 300, ma grosso modo è così.
È una massa di gente tenuta in linea dai suoi ufficiali, che spara senza mirare, che dopo il primo colpo sparisce nel fumo, dopo il primo colpo devi ricaricare, strappare coi denti la cartuccia già preparata che hai nel tascapane, versare la polvere da sparo al posto giusto, richiudere, ficcare la pallottola dentro la canna da davanti, son fucile d'avancarica, con la bacchetta di metallo o di legno che ti hanno dato, pigiarla bene giù, rimettere a posto la bacchetta, puntare e sparare, e poi ricominciare. Tutto il tuo addestramento tende a farti fare questa cosa il più in fretta possibile, poter sparare almeno 2-3 volte in un minuto. Il tutto nel fumo, con la paura mortale che prende, attanaglia tutti, con gli ufficiali che gridano, con i tamburi di quegli altri che stanno venendo avanti, che adesso li sentiamo anche noi, e li sentiamo urlare, quegli altri che stanno venendo avanti, in questo caos totale, appunto, le pallottole le vanno dappertutto tranne dove dovrebbero andare. D'altra parte, noi siamo arrivati a 100 metri, davanti avevamo 500 uomini, un battaglione, anche noi siamo 500, quelli là sparano e sul nostro battaglione uno o due uomini vengono colpiti e cadono giù gridando. Andiamo avanti ancora 10 metri, quegli altri hanno ricaricato, sparano un'altra volta. Su 500 dei nostri, di nuovo, uno o due o tre, adesso che siamo un po' più vicini, cadono gridando. A questo punto, molto raramente gli ufficiali dicono avanti alla baionetta. Quasi sempre l'istinto di sopravvivenza è più forte. Ci fermiamo noi e cominciamo a sparare anche noi. E si può anche andare avanti 10 minuti in questo modo. Perché ogni volta che si spara cade uno o due uomini. Però si spara 3 volte al minuto. Dopo 10 minuti ci hanno sparato 30 volte. Hanno beccato 50, 60, 70 dei nostri. E noi siamo 500. In 10 minuti, 1 su 10 è stato colpito. A questo punto, in genere, uno dei due battaglioni comincia a vacillare. L'ultimo ferito caduto, 2 o 3 compagni dicono lo portiamo noi in salvo. Gli ufficiali dietro tempestano, bastonano col piatto della sciabola, ma non riescono a fermarli. A questo punto, se dall'altra parte c'è un ufficiale che sa il suo mestiere, dice è il momento, avanti di corsa. Si viene avanti di corsa e gli altri si disgregano e scappano. Funziona così normalmente. Il fuoco serve a portare il nemico che hai davanti a quel punto in cui, se eserciti una piccola pressione, crolla tutto, la geometria sparisce e il caos si afferma di nuovo. E poi c'è un altro modo per avvicinare il nemico al punto di rottura, un modo che Napoleone conosce bene e anche Tolstoi conosce bene, perché sono tutti e due ufficiali di artiglieria. Gli eserciti napoleonici sono pieni di cannoni. I cannoni sono in uso fin dal Rinascimento, ma solo con Napoleone si integrano pienamente nella conduzione della battaglia. Solo con Napoleone ci sono cannoni abbondantissimi, perché devono essere tanti, un cannone da solo non fa niente. Solo con Napoleone ci sono cannoni relativamente veloci, tirati da tanti cavalli che si possono spostare sul campo di battaglia con un minimo di possibilità. Tenete conto che un cannone pesa 1 tonnellata e dietro a ogni cannone ci sono dei cassoni carichi di munizioni, un'infinità di cavalli, i quali durante il combattimento vengono colpiti, muoiono, e dopo un po' i cannoni non li puoi più spostare perché hai perso i cavalli. Tuttavia i cannoni sono così tanti che incidono sulla battaglia. La cosa principale del cannone è che se il moschetto fa male a 100 metri, il cannone fa male a 1 chilometro. E quindi prima di mandare dentro la tua fanteria con i tamburi, le bandiere al vento e gli ufficiali che ballano davanti alle file incitando gli uomini e bestemmiando, prima di far quello avrai portato in linea i tuoi cannoni e avrai sparato contro il nemico abbastanza a lungo da cominciare a portare i soldati nemici vicini al punto di rottura. I cannoni sparano a 1 chilometro e possono sparare a palla o a granata. La granata è la cosa più comune, la conosciamo anche noi, è il proiettile del futuro, quello che esplode. E nei film ambientati nel 700 e nell'800 si vedono sempre solo quelle, perché gli sceneggiatori quello hanno in mente. In realtà le granate sono un po' più rare, il modo più normale di usare il cannone è di sparare a palla. La palla è una palla di metallo, di piombo, di ghisa,
che viene sparata da un chilometro di distanza verso queste masse di uomini fermi, o anche che stanno avanzando, se mi sto difendendo, ma in generale Napoleone usa i cannoni per attaccare. Una volta deciso quale settore vuole investire con l'attacco, prima per un'ora, per due ore, si bombarda. Un'infinità di palle di granate finiscono nel vuoto, qualcuna colpisce. Quando una palla arriva addosso a un reparto schierato, su più righe, in fila, la palla arriva, spacca i corpi, le gambe, le braccia, le teste di due, tre, quattro uomini. E quelli che sono lì in fila le vedono arrivare le palle, perché la velocità è molto bassa. Ci sono testimonianze di ufficiali che dicono, cioè alla battaglia di Waterloo, per esempio, che io ho studiato un po' più da vicino, ci sono ufficiali inglesi che sono rimasti per ore sotto il bombardamento, in prima linea, coi cannoni nemici laggiù. Capite com'è? Tu stai tenendo una posizione. Vedi arrivare dei puntini a molta distanza. Siccome hanno l'occhio, sanno calcolare, grosso modo è un chilometro. I puntini sono cannoni nemici. Speriamo che vadano un po' più in là. No, si fermano esattamente qua davanti a noi. Tra un po' cominceranno a sparare. E in qualche caso, se hai l'occhio, appunto, la palla la vedi addirittura arrivare. C'è un ufficiale inglese a Waterloo, che era un ragazzino, un giovanissimo ufficiale, alfiere, in piedi con la bandiera, in piedi mentre tutti i soldati sono sdraiati a terra, perché quando il nemico ti bombarda, un ufficiale che abbia un po' di buon senso fa sdraiare a terra gli uomini, spera, o sedere per terra perlomeno, sperando che offrano un pochino meno bersaglio. Ma gli ufficiali stanno in piedi, perché devono morire per lo zar, come diceva il colonnello, e dare l'esempio ai soldati. Quell'ufficiale inglese racconta alla battaglia di Waterloo: ho visto una cosa che arrivava frusciando in mezzo al grano alto. E poi quando è uscita dal campo di grano, veniva proprio verso di me. Poi è caduta a una certa distanza e ha cominciato a rimbalzare e a rotolare, perché la palla, anche se è corta, poi rimbalza e continua a venire avanti. Mi arrivava vicino rotolando, sembrava una boccia, dice questo ragazzino, tanto che ho allungato il piede istintivamente per fermarla. Il sergente mi ha strattonato via e mi ha detto: ma non sai il signor alfiere che la palla gli portava via il piede? Perché anche se sembra così lenta come una boccia, in realtà ha una forza tale che spacca tutto quello che tocca. Tolstoj è un ufficiale di artiglieria, e gli ufficiali di artiglieria, come anche gli artiglieri in genere, sono dei tecnici, sono gente che sa usare una macchina complessa, sofisticata per l'epoca, che richiede calcoli, meccanismi, ingranaggi. E come tutti i tecnici sono orgogliosi delle loro conoscenze, gli piace fare il loro mestiere. C'è un passo di Guerra e Pace in cui Tolstoj descrive una situazione in cui non è una battaglia, i russi si stanno ritirando, però il nemico viene un po' troppo sotto, a un certo punto c'è una batteria ferma e si decide di provare a sparare qualche colpo per vedere se il nemico è già a tiro. Ebbene, vediamo un po' fin dove porta, capitano, disse il generale rivolgendosi a un artigliere. Distraetevi un poco. I serventi ai pezzi, comandò l'ufficiale. Dopo un momento, gli artiglieri accorsero allegramente dai loro fuochi e caricarono i cannoni. Numero uno, si udì il comando. Il numero uno rinculò bravamente. Il cannone vibrò con un rumore metallico assordante. La granata passò fischiando sulle teste di tutti i nostri, che erano più sotto, e molto prima di raggiungere il nemico, mostrò col fumo il punto dove era caduta e scoppiò. I visi dei soldati e degli ufficiali si fecero allegri a quel rumore. Dopodiché Tolstoj racconta anche che cosa vuol dire trovarsi sotto il fuoco del cannone. Capite cosa significa? Significa che tu sei lì, fermo, i tuoi ordini sono di stare lì e il nemico ti spara. Di nuovo, non sono armi come quelle di oggi. Oggi, se un reggimento rimanesse sotto il fuoco di una batteria di artiglieria per qualche minuto, verrebbe spazzato via. Allora non è così. Se sei fortunato, il 90, il 99% dei colpi vanno troppo corti, troppo lunghi, ma ogni tanto uno colpisce e può capitare di dover restare lì per delle ore. È quello che succede al principe Andrei alla battaglia di Borodino.
Il reggimento del principe Andrei era fra le riserve che fin verso le due rimasero inattive dietro a Semyonovskoe, sotto un forte fuoco di artiglieria. Verso le due il reggimento, che già aveva perduto più di 200 uomini, fu spostato in avanti su di un campo di avena calpestato, in quel tratto fra Semyonovskoe e la batteria, dove quel giorno erano stati uccisi migliaia di uomini, e dove verso le due era diretto un fuoco intenso e concentrato di parecchie centinaia di pezzi nemici. Senza muoversi da quel posto e senza aver tirato nemmeno un colpo, il reggimento perdette lì ancora la terza parte dei suoi uomini. Davanti, e specialmente da destra, i cannoni tuonavano in mezzo al fumo che non si dissipava, e da quella misteriosa zona di fumo che copriva tutto il terreno antistante volavano senza posa le palle con un rapido fischio e le granate con un lento sibilo. A volte, come per dar riposo, passava un quarto d'ora durante il quale tutte le palle e le granate volavano oltre, ma a volte in un minuto cadevano parecchi uomini del reggimento e senza tregua si trascinavano via i morti e si raccoglievano i feriti. Ad ogni nuovo colpo, sempre minori probabilità di vita rimanevano per quelli che non erano stati ancora uccisi. Tutti gli uomini del reggimento erano egualmente taciturni e cupi. Di rado si udiva qualche scambio di parole fra le file, ma anche quello taceva ogni volta che si udiva un nuovo colpo e il grido «Barella!». La maggior parte del tempo gli uomini del reggimento, secondo l'ordine del comandante, che è il principe Andrei, sedevano a terra. Chi si toglieva il chepì e ne allargava accuratamente e spianava le pieghe, chi sbriciolava in mano dell'argilla asciutta e ripuliva la baionetta, chi si levava il cinturino e stringeva la fibbia, tutti sembravano assorti in queste occupazioni. Una volta l'attenzione generale si rivolse a un cagnolino marrone, con la coda fieramente levata, che comparso Dio sa di dove, correva con trotto preoccupato davanti alle file dei soldati e a un tratto, a una granata che colpì vicino, mandò uno strido e abbassando la coda si gettò da una parte. Per tutto il reggimento si levarono schiamazzi e strilli. Ma distrazioni di questo genere duravano qualche minuto. E gli uomini da più di 8 ore stavano lì senza mangiare e senza far nulla, sotto l'incubo incessante della morte, e i visi pallidi e accigliati diventavano sempre più pallidi e accigliati. Il principe Andrei, al pari di tutti gli uomini del suo reggimento, accigliato e pallido, passeggiava in su e giù per il prato che costeggiava il campo di avena, da un limite all'altro, con le mani dietro la schiena e il capo basso. Non c'era nulla da fare e nessun ordine da dare. Tutto si faceva da sé. I morti erano trascinati dietro lo schieramento, i feriti erano tolti via, le file si riformavano. Ecco, la battaglia napoleonica quindi non è soltanto, come dire, la carica ubriaca con i tamburi che rullano, le bandiere al vento, che pure era un momento abbastanza terribile, non è solo lo star fermi aspettando il nemico che viene avanti e aspettando l'ordine di sparare, non è solo la carica di cavalleria, ma è anche questo, star fermi chiedendosi chi sarà il prossimo. Ma fin qua abbiamo parlato di combattimenti. Ora, il combattimento è soltanto uno degli elementi del discorso della guerra. Ed è perfino un momento abbastanza raro. Le guerre durano molti mesi all'epoca di Napoleone e i giorni di battaglia sono singoli giorni che ogni tanto punteggiano una vicenda che invece si svolge in tutt'altro modo. Una vicenda che vuol dire marciare e aspettare e annoiarsi e poi di nuovo marciare e mangiare se va bene, se no fare la fame, e poi di nuovo marciare. Marciare è fondamentale perché la guerra si vince portando le tue truppe là dove le vuoi portare, più in fretta del nemico, portare più gente di quella che loro riusciranno a portare lì, indovinare dove vuole andare il nemico e arrivarci prima di lui. I soldati di Napoleone scherzavano dicendo: l'imperatore non vince mica le battaglie con le nostre braccia, le vince con le nostre gambe. Ed era abbastanza vero.
La velocità di movimento, la precisione degli ordini che dicono quale strada bisogna prendere e dove bisogna arrivare è uno dei segreti della vittoria di Napoleone, delle vittorie di Napoleone. Ma anche dall'altra parte, anche dalla parte dei russi, la guerra vuol dire marciare. Dalla parte dei russi in modo particolare, perché noi stiamo raccontando, all'inizio abbiamo raccontato appunto la battaglia di Schongraben, Tolstoi racconta la battaglia di Austerlitz, siamo nell'attuale Repubblica, tra l'Austria e la Repubblica Ceca, e l'esercito russo è arrivato lì dalla Russia a piedi. Prima ancora di poter cominciare a combattere, l'esercito russo ha fatto per mesi a piedi la strada dalla Russia fino in Occidente. E naturalmente è un esercito che marcia per tutte quelle migliaia di chilometri, per tutti quei mesi, e ogni sera i soldati devono trovare da mangiare e da bere, e ci deve essere da mangiare per i cavalli, e quando le scarpe sono rotte devono arrivare delle scarpe nuove, quando le divise sono a pezzi dovrebbero arrivare divise nuove. Io su questo non mi fermerò molto, ma tenete conto che tenere in campo un esercito è un enorme sforzo amministrativo e logistico, che ovviamente comporta grandiosi appalti, grandiosi profitti. Uno dei modi più rapidi per arricchirsi è quello delle forniture militari. Prendi gli appalti, poi più segatura metti nel pane, più guadagni. Ovviamente gli appalti sono sempre al ribasso, e quindi più cartone metti nelle suole delle scarpe e più guadagni. Dopodiché l'organizzazione dello Stato deve mandare tutta questa roba di terza qualità ai soldati e fare in modo che non muoiano di fame e non rimangano scalzi. La storia di questo ne parla. C'è una scena in particolare che adesso non vi sto a leggere, sarebbe troppo lunga, ma che è emblematica anche di un altro dei problemi della vita militare, e cioè il fatto che non sei mai sicuro di fare la cosa giusta e non sei mai sicuro di aver capito cosa vogliono da te i superiori. Qual è la storia? È la storia, alla vigilia della battaglia di Austerlitz, di un reggimento russo che arriva al fronte, e questo reggimento appunto è in condizioni disastrose per questa interminabile marcia. La sussistenza degli alleati, dei cari alleati austriaci, i tedeschi appunto, doveva fornire scarpe nuove perché il reggimento è scalzo dopo tutte quelle migliaia di chilometri. Le scarpe nuove non sono arrivate, e appena arrivato il reggimento e appena accampato la sera dove doveva accamparsi, arriva l'ordine: domani mattina il comandante in capo Kutuzov vuole passarvi in rassegna. A questo punto il colonnello del reggimento raduna gli ufficiali e discutono: cosa dobbiamo fare? Dobbiamo presentarci così come siamo o dobbiamo presentarci in alta uniforme? Perché ogni soldato nello zaino ha, come dire, il lucido e tutti i pezzi di ricambio, la divisa di lusso, tutto nello zaino. E il consiglio dei comandanti di compagnia decide: no, se passa il comandante in capo a passarci in rassegna, presentiamoci in alta uniforme. E per tutta la notte i soldati, distrutti dalla stanchezza, stanno lì a pulire, lucidare, sistemare ogni singolo pezzo di equipaggiamento. Il mattino dopo il reggimento sembra appena uscito da Pietroburgo, scintillante d'oro e di decorazioni. L'unica cosa che non hanno potuto rimediare sono le scarpe. Le scarpe sono a pezzi e non c'è modo di averne di nuove. Perciò il colonnello è molto preoccupato. Arriva il generale Kutuzov accompagnato dai generali austriaci, passa in rassegna le file e continua a indicare ai generali austriaci le scarpe a pezzi dei soldati, i soldati scalzi. Il colonnello è angustiatissimo. Poi per fortuna il comandante in capo se ne va senza aver fatto nessuna critica. Quello che non sapeva il colonnello era che Kutuzov voleva mostrare il reggimento agli alleati austriaci per far vedere che le truppe russe erano in condizioni disastrose e non potevano assolutamente affrontare il combattimento, era necessario ritirarsi e riposarsi per un sacco di tempo prima di combattere. Quindi Kutuzov desiderava che il reggimento fosse nello stato peggiore possibile, ma il colonnello non poteva indovinarlo. Per fortuna c'erano le scarpe, e quindi almeno su quelle, e le scarpe erano appunto il frutto del fatto che l'esercito aveva marciato per mesi a piedi sulle pessime strade della Russia e dell'Europa centrale. La guerra dunque è marcia, fatica, cammino, strade. La guerra è fame.
perché la roba che dovrebbe arrivare, oltre a essere sempre di terza qualità, spesso non arriva. E la fame e le malattie sono in realtà il vero motivo per cui la maggior parte dei soldati muoiono o finiscono in ospedale in guerra. In tutte le guerre di quest'epoca, nelle guerre napoleoniche come nella guerra civile americana, quando ormai abbiamo delle statistiche, e le statistiche sono terrificanti, ma anche ancora nella Prima Guerra Mondiale, nella Prima Guerra Mondiale, che pure è così distruttiva, su 600.000 morti che ha avuto l'esercito italiano, si stima che almeno 100.000 siano di malattia. Nelle guerre napoleoniche o nella guerra civile americana la proporzione è ribaltata, la maggioranza di quelli che muoiono in guerra muoiono di malattia. Il reggimento di Pavlograd e il reggimento di Ussari in cui serve Nikolaj Rostov, uno dei protagonisti della generazione giovane del romanzo. Il reggimento di Pavlograd negli scontri aveva avuto soltanto 2 feriti, ma per la fame e le malattie perdette quasi la metà degli uomini. Negli ospedali si era così sicuri di morire che i soldati, febbricitanti e gonfi per il cattivo nutrimento, preferivano fare il loro servizio, trascinandosi a stento al loro posto, piuttosto che andare negli ospedali. Già da più di una settimana era stato razionato l'ultimo resto di biscotto e se ne dava soltanto mezza libra a testa, e le patate mandate con l'ultimo convoglio erano gelate e germogliate. I cavalli già da più di una settimana si nutrivano soltanto con la paglia dei tetti delle case. Erano orribilmente magri e coperti ancora dell'arruffato pelo invernale. Questo significa anche un'altra cosa. Significa che un esercito in movimento saccheggia tutto il territorio attraverso cui passa. È inevitabile ed è impossibile impedirlo. Ci possono essere ordini draconiani, i soldati ovunque portano via tutto. Entrano nei pollai, portano via le galline, ammazzano il bestiame. In genere i contadini se ne vanno quando si avvicina un esercito. E a maggior ragione i soldati entrano nelle case, tirano giù le intragliature delle finestre e le porte per accendere il fuoco sul pavimento e portano via tutto quel poco che i contadini possono aver dimenticato. Questo viene fatto sistematicamente, anche se nessuno lo vuole, nel senso che questa è un'epoca civilizzata, in cui i civili vengono rispettati, in cui assolutamente nessun comandante si sognerebbe di organizzare rappresaglie contro i civili, a meno che non ti sparino addosso, ecco, loro per primi, in cui la guerra è una guerra che fanno quelli in uniforme e non c'è, come dire, non ci sono quelle atrocità spaventose che caratterizzeranno invece le guerre del Novecento. Certo, ci sono insurrezioni di contadini e allora rappresaglie, fucilazioni, ma nell'insieme è un mondo che si illude di poter fare la guerra in modo civilizzato. Ma quando arriva un esercito, scappano tutti lo stesso. E qui Tolstoj comincia a introdurre un tema che a lui è estremamente caro, con cui vorrei chiudere questa lezione. È il tema di che cosa devono fare i generali. Tolstoj ha idee molto sue e molto particolari su questo. Riassumendole, poi vedremo un po' più in dettaglio, l'idea di Tolstoj è: meno fa un generale, meglio è. Perché tanto la guerra è un caos totale, nessuno ci può capire niente, nessuno la può padroneggiare. Il buon generale è quello che asseconda le cose e le lascia andare per il loro verso. E così, mettendo in scena a un certo punto la campagna del 1812, presenta una vignetta in cui Kutuzov, di nuovo comandante in capo, ascolta i rapporti dei suoi ufficiali, ascolta sonnecchiando, a un certo punto si addormenta proprio. Tolstoj è contentissimo, è quello che deve fare un generale, tanto sono tutte cose inutili quei rapporti. Il solo ordine che durante quel rapporto Kutuzov diede di sua iniziativa riguardava i saccheggi delle truppe russe, che sono in Russia e saccheggiano naturalmente. Il generale di servizio, alla fine del rapporto, presentò a Sua Altezza Serenissima, Kutuzov, principe, una carta da firmare relativa alla somma che avrebbero dovuto pagare certi comandanti di truppe di linea sull'istanza di un proprietario per certa avena verde che era stata tagliata. I soldati tagliano il grano nei campi. Anche se non è ancora maturo, non importa, moriamo di fame.
I proprietari chiedono l'indennizzo. La richiesta di indennizzo fa il suo percorso burocratico, arriva sul tavolo del comandante in capo. Kutuzov, dopo aver sentito di questo affare, schioccò le labbra e scosse la testa. Gettalo nella stufa, nel fuoco. E te lo dico una volta per tutte, Colombello, disse, tutte queste pratiche gettale nel fuoco. Che taglino grano e brucino legna a piacimento. Queste cose non le ordino, né le permetto, ma non le posso punire. È impossibile impedirle. Quando si spacca la legna, i trucioli volano. Che è, non so se qualcuno di voi se lo ricorda da un altro contesto, questo è un antico proverbio russo, già in corso evidentemente al tempo di Tolstoi, ed è un modo di dire che tornerà di moda e che si sentirà continuamente quando, in epoca staliniana, quando la gente finisce in lager per un niente, per un non nulla, e il commento è appunto, quando si spacca la legna volano le schegge, come dire, non c'è niente da fare, i casi individuali non possono essere presi in considerazione. Dicevo che Tolstoi è convinto che il comando è una cosa assolutamente inutile e che i buoni generali sono quelli che non fanno niente. Li rappresenta più volte quelli che lui considera i migliori generali russi, appunto Kutuzov, il principe Bagration, che seguono l'andamento della battaglia e a ogni rapporto che arriva dicono va bene così, va bene così. Quel reggimento si è ritirato, no va bene, va bene. E dice Tolstoi, tutti intorno a loro traggono fiducia e sicurezza da questa tranquillità del comandante, che deve essere appunto l'unica cosa che il comandante dimostra. Ne deriva che Tolstoi è estremamente sprezzante verso una certa categoria di persone, cioè me e quelli che fanno il mio mestiere, gli storici, i quali hanno il vizio di raccontare le guerre dicendo il generale decise questo, ordinò quell'altro, commise quell'errore, sbagliò a ordinare di prendere quella strada anziché quell'altra. Tolstoi è sicurissimo che queste sono tutte frottole. Non funziona così. E c'è un bel esempio, è un po' lunghetto, ma ve lo leggo perché è bellissimo, di quello che è davvero, secondo lui, quella che è davvero la situazione del comandante che in teoria dovrebbe prendere una decisione e dare un ordine. Gli studiosi militari ci dicono con molta serietà che Kutuzov doveva dirigere l'esercito sulla strada di Kaluga e non su quell'altra che invece poi hanno preso, no? E che anzi qualcuno aveva proposto questo disegno. Ma un comandante in capo, specialmente in un momento difficile, ha davanti a sé non un disegno solo, ma sempre delle decine a un tempo. E ognuno di questi disegni, basati sulla strategia e la tattica, ne contraddice un altro. Sembrerebbe che l'opera del comandante in capo dovesse consistere soltanto nello scegliere uno di questi disegni. Neppur questo egli può fare. Gli eventi e il tempo non aspettano. Mettiamo che il 28 gli propongono di passare sulla strada di Kaluga. Ma intanto arriva un aiutante di campo del generale Miloradovic a domandargli se si debba impegnare subito l'azione coi francesi o ritirarsi. Egli deve impartire l'ordine subito, immediatamente. E l'ordine di ritirarsi ci distoglie dal passare sulla strada di Kaluga. E dopo l'aiutante di campo è l'intendente che chiede dove debba portare i rifornimenti. È il capo del servizio sanitario che chiede dove debba portare i feriti. Mentre un corriere porta da Pietroburgo una lettera dell'imperatore che non ammette la possibilità di abbandonare Mosca. E d'altra parte un rivale del comandante in capo, quello che gli mina il terreno sotto i piedi, e di persone simili ce n'è sempre non una ma molte, propone un nuovo disegno diametralmente opposto al piano di passare sulla strada di Kaluga. E intanto le forze del comandante in capo richiedono un po' di sonno e di ristoro, e un rispettabile generale, saltato in una distribuzione di ricompense, viene a lamentarsi, e gli abitanti del paese supplicano di essere difesi, e un ufficiale mandato a esaminare i luoghi riferisce assolutamente il contrario di ciò che ha detto l'ufficiale mandato prima di lui. E un informatore, un prigioniero e un generale reduce da una ricognizione
descrivono tutti in modo differente la posizione dell'esercito nemico. Non c'è niente che dia più fastidio a Tolstoi degli storici militari che credono che gli avvenimenti di una guerra si possano descrivere come una sequenza di ordini liberamente dati dalla mente geniale del comandante, geniale o meno geniale, a seconda di quanti errori fa. Non c'è niente che gli dia più fastidio del culto del grande generale, del condottiero. E siccome dà fastidio a Tolstoi, dà fastidio anche al principe Andrei, che di tanto in tanto è uno dei portavoce dell'autore. Siamo di nuovo a uno scambio di idee fra il principe Andrei, col suo cinismo e la sua freddezza lucida, e l'ingenuo ed entusiasta amico suo, Pierre Bezukhov. Parlano del nuovo comandante in capo nominato dallo zar. Dicono che sia un condottiero abile, disse Pierre. Non capisco che cosa significhi un condottiero abile, disse con ironia il principe Andrei. Condottiero abile, disse Pierre. Ma sì, è colui che prevede tutti i casi, sì, che indovina i pensieri dell'avversario. Ma questo è impossibile, disse il principe Andrei, come se la questione fosse risolta da un pezzo. Pierre lo guardò con meraviglia. Eppure si dice, rispose, che la guerra sia simile al gioco degli scacchi. Sì, disse il principe Andrei, ma con questa piccola differenza. Che al gioco degli scacchi, prima di ogni mossa, puoi pensare quanto vuoi, che là sei fuori delle condizioni di tempo. Non usavano ancora gli orologi dei campionati del mondo di scacchi, evidentemente. E ancora con questa differenza, che il cavallo è sempre più forte della pedina e che due pedine sono sempre più forti di una, mentre in guerra un battaglione qualche volta è più forte di una divisione e qualche volta è più debole di una compagnia. La forza relativa delle truppe non può essere conosciuta da nessuno, che è di nuovo il discorso del morale. Il morale degli uomini è quello che decide se in 1000 scapperanno davanti a 100 oppure no. È quello che decide chi scappa per primo. E questa cosa non si può sapere fino a quando non lo vedi succedere. Questo almeno è quello di cui è convinto Tolstoi. E dunque non c'è scienza della guerra, non c'è ragionamento possibile sulla guerra, non c'è descrizione possibile della guerra che non sia la descrizione di un caos incomprensibile, dove le cose avvengono perché avvengono per effetto di una somma di forze caotiche che nessuno padroneggia. Ben inteso, io non sono lontano dal supporre che Tolstoi esageri, Tuttavia, qui vi sto raccontando che cosa pensava lui e che cosa scrive in Guerra e Pace. E lui, in Guerra e Pace, scrive questo. Naturalmente questo implica anche per un russo una speciale soddisfazione, perché i grandi esperti della scienza della guerra sono i tedeschi. E quindi, a maggior ragione, Tolstoi può prendersi il piacere di descrivere questi assurdi tedeschi. C'è la grande scena del Consiglio di Guerra prima della battaglia di Austerlitz, dove Kutuzov dorme, gli altri generali russi si guardano intorno con impazienza e un generale tedesco, austriaco, legge in tedesco il complicatissimo ordine di operazioni che è stato stabilito per fare in modo che ogni singolo reparto esegua esattamente gli ordini previsti. Per essere, come dire, ancora più antipatico, Tolstoi lo mette in tedesco l'ordine del giorno, mezza pagina. Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert, eccetera, eccetera. Mentre intorno tutti dormono, si guardano, tamburellano, aspettano, guardano l'orologio, aspettano che finisca. Napoleone sarebbe stato in parte d'accordo. Certo, Napoleone non era d'accordo che non ci fosse il grande generale. Il grande generale è quello che prima degli altri indovina. Quello che guarda e indovina, là sono più deboli, là stanno cominciando a vacillare, in quel punto lì, se forziamo lì, crolla tutto. Questo era il genio di Napoleone. Il resto era organizzazione, lavoro duro, lavorare sulle carte geografiche, col compasso, le tabelle, l'orologio, la bussola, ragionare su tutto, sui movimenti, sugli spostamenti, sui tempi. Poi però il colpo d'occhio. Napoleone però sarebbe stato d'accordo che è inutile fare piani complicati prima della battaglia. Non c'è, dirà,
nessun piano che resista 10 minuti dopo l'incontro col nemico. La guerra, del resto, è una di quelle situazioni, non ce ne sono molte a quel livello, forse nella vita economica di oggi qualche situazione simile c'è, ma non credo a quel livello. La guerra è l'attività umana in cui tu cerchi di fare qualcosa e davanti a te c'è qualcuno il cui unico scopo nella vita è di impedirtelo. E allora è inutile programmare. A chi gli chiedeva come si fanno i piani di battaglia, Napoleone rispondeva: bon, on s'engage, puis on voit. Si comincia e poi si vede. Tutto questo, naturalmente, chiudiamo, e scusatemi se vi ho tenuti così a lungo, implica anche un giudizio, l'ho già accennato, ma ridiciamolo, sul lavoro dello storico. Al di là del disprezzo che Tolstoi ha per la categoria degli storici militari, è innegabile che aveva capito molto bene una cosa. Le testimonianze di quelli che erano lì, che sono uno dei fondamenti del nostro lavoro e della ricostruzione dei fatti, sono sempre inaffidabili. Qui si vede proprio Nikolaj Rostov, il quale, dopo la sua prima scaramuccia, Schöngraben, la battaglia con cui abbiamo cominciato, partecipa anche Nikolaj, partecipa a un combattimento contro la cavalleria nemica e poi dopo, naturalmente, racconta. Raccontò la sua azione di Schöngraben proprio come di solito raccontano una battaglia coloro che vi hanno preso parte. Cioè come avrebbero voluto che fosse andata, come ne hanno sentito parlare da altri narratori, come è più bella da raccontare, ma niente affatto come è stata. E Tolstoj si dilunga e dice: Nikolaj era un ragazzo sincerissimo, non avrebbe mai detto una bugia, ma non c'è niente da fare. Aveva troppe immagini in testa, troppo conosceva le aspettative degli interlocutori, alla fine il racconto doveva essere così. Nikolaj continuerà a fare la guerra anche negli anni successivi, continuerà a raccontare, ma, come dire, con un po' più di pudore man mano che capisce. Rostov, dopo la campagna di Austerlitz e quella del 1807, sapeva per sua propria esperienza che raccontando fatti di guerra tutti mentono, come mentiva egli stesso quando li raccontava. Poi aveva abbastanza esperienza per sapere che in guerra tutto accade in modo ben diverso da come lo possiamo immaginare e raccontare. Un po' desolante per chi fa il mio mestiere, evidentemente, tuttavia dobbiamo tenercelo per detto. Cosa rimane? Rimane il fatto che però a far la guerra sono esseri umani, con la loro mentalità, i loro sentimenti, le loro idee, le loro parole, e quelle cose lì si possono provare a conoscere, come li conosceva benissimo Tolstoj. Chiudo con una lettura che ci riporta da dove siamo partiti, in mezzo ai soldati, in mezzo alla visione del mondo, alle idee semplici, alle parole dei soldati. Siamo durante l'inseguimento dei francesi in ritirata, durante la campagna di Russia. Oggi se ne sono presi abbastanza di francesi e non ce n'è uno che abbia delle vere scarpe, a dirla schietta. Di scarpe non hanno che il nome, disse uno dei soldati. Hanno preso tutto i cosacchi. Hanno ripulito l'isba per il colonnello e li hanno portati via. Fanno pena a vedere, ragazzi, disse un soldato. Li hanno spogliati. Uno era vivo ancora, lo credi? E borbottava qualcosa all'uso suo. Ma è gente pulita, ragazzi, disse il primo. Bianchi, ecco, bianchi come la betulla. E ce ne sono di valorosi e di nobili. E tu cosa credi? Lui? Lui è Napoleone, naturalmente. Lui li ha presi da tutte le categorie. E non capiscono niente di quel che diciamo noi, disse il primo, con un sorriso di stupore. Io dico, di che paese siete? E lui borbotta alla sua maniera. Strana gente. È una cosa buffa, amici miei, continuò quello che si stupiva della loro bianchezza. I contadini raccontavano, sotto Majaisk, come avevano cominciato a toglier via i morti dove c'era stata la battaglia. E sai che cosa dicevano? Figurati, dei morti loro erano stati lì per un mese. Ebbene, dicevano che erano bianchi come il cotone, puliti e senza nessun odore. Sarà stato per il freddo, no? Domandò uno. Come sei furbo, per il freddo. Ma se faceva caldo, se fosse stato per il freddo, anche i nostri non si sarebbero guastati. E invece ti avvicinavi ai nostri e dicono che erano pieni di vermi. Tanto che, dicono, ci si tappava il naso col fazzoletto
e si portavano via voltando il muso da un'altra parte. Non si poteva mica far diverso. E loro, dicono, bianchi come il cotone e nessun odore. Tutti tacquero. «Deve essere per via del mangiare», disse il sergente. «Mangiavano da signori». Nessuno obiettò. Diceva quel contadino là, a Majaisk, dove ci fu la battaglia, che mandarono uomini da 10 villaggi e che per 20 giorni portarono via i morti e non li portarono via tutti. «Fu una vera battaglia quella», disse un vecchio soldato. «C'era di che raccontare. Ma dopo è stato soltanto per tormentare la gente». «Davvero, zio? Ier l'altro li abbiamo attaccati. Beh, non aspettano che si arrivi fino a loro. Subito buttano via i fucili e in ginocchio dicono "Pardon!" Questo è un dettaglio autentico e confermatissimo. In combattimento gli altri ti arrivano addosso e ti ammazzano con una baionettata o con una sciabolata. Ma se uno si arrende, in linea di massima, le buone abitudini richiedono di risparmiarlo. Il modo normale di arrendersi nelle battaglie napoleoniche non è tanto di alzare le mani quanto di buttarsi in ginocchio e gridare "Pardon!", che è un termine tecnico, vuol dire grazia per chi si arrende. Eccoti solo un esempio. Raccontano che Platov, leggendario ataman dei cosacchi, per 2 volte ha preso proprio polione, ma non sapeva la parola magica. Lo ha preso, ma ecco che nelle sue mani diventa un uccello. Vola via e vola via. E anche di ammazzarlo non c'è modo. «Sei bravo a spacciar frottole, Kiselyov». «Ma che frottole? È la pura verità. Se avessi potuto fare a modo mio, dopo averlo pigliato, lo avrei messo sottoterra, con un palo di tremolo». Avete presente nella cultura slava l'idea del vampiro, del morto vivente che ritorna e che per eliminarlo definitivamente bisogna trafiggerlo con un piolo nel cuore. Ecco, Napoleone o polione, come dicono i soldati, come appunto una specie di vampiro. Quanta gente ha rovinato. «La faremo finita lo stesso e non la scapperà», disse sbadigliando il vecchio soldato. La conversazione finì e i soldati si accomodarono per dormire. «Guarda quante stelle e come luccicano! Si direbbe che le donne hanno steso la biancheria», disse un soldato, ammirando la Via Lattea. «Vuol dire, ragazzi, che l'annata sarà buona. Grazie». Grazie per la fiducia, ma aspettate. Allora, Napoleone e le sue contraddizioni, le contraddizioni sue e le contraddizioni di tutti quelli che lo hanno amato e odiato e che ancora oggi continuano ad amarlo e qualche volta a odiarlo per i motivi più diversi. Io comincerei da un giorno specifico della vita di Napoleone. Il 13 ottobre 1806 Napoleone era a Jena, in Turingia. Jena era una cittadina di provincia famosa perché era la sede di una università. Era una delle più antiche città universitarie tedesche, ma a parte quello era una sonnolenta cittadina di provincia fino a quel giorno. Quel giorno invece Jena era in preda al caos e al panico, perché Napoleone era in guerra contro la Prussia e il giorno prima le truppe prussiane avevano evacuato Jena e adesso Jena era invasa dalla grande armata e qua e là bruciava. E quel 13 ottobre Napoleone attraversa la città e va a bivaccare coi suoi soldati poco oltre, su quello che poi l'indomani, il 14 ottobre, sarà il campo della battaglia di Jena, appunto, in cui Napoleone annienterà l'esercito prussiano. Quel 13 ottobre ovviamente c'è la folla in strada che guarda passare Napoleone. E fra quella folla c'è anche un uomo che Napoleone non aveva mai sentito nominare, ma noi sì. Si chiamava Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aveva 36 anni Hegel, non era ancora il più famoso filosofo dei suoi tempi, ma lo stava già diventando, aveva appena finito di scrivere la Fenomenologia dello spirito. Ora Hegel è fra quella folla che vede passare Napoleone e poi scrive a un amico una frase che viene sempre citata in un modo leggermente impreciso. Di solito si dice Hegel scrive all'amico di aver visto quel giorno lo spirito del mondo a cavallo. In realtà la frase precisa è questa: l'imperatore,
questa anima del mondo, Weltseele. L'ho visto cavalcare attraverso la città per andare in ricognizione. In verità è una sensazione meravigliosa vedere un tale individuo che qui, concentrato in un punto, seduto su un cavallo, si irradia sul mondo e lo domina. Ora, capite, Hegel. Hegel è anche lui un personaggio controverso. Come dire, padre del marxismo o padre del nazismo, tanto per semplificare. Noi rischiamo spesso di caricaturarlo, Hegel, come l'ideologo dello Stato totalitario. In realtà era anche un uomo che il 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia, ha sempre continuato a brindare in onore della rivoluzione. E quel giorno è difficile dire se sia piuttosto l'ammirazione per un Napoleone che incarna la rivoluzione, ma forse ancora di più Napoleone incarna quello che Hegel ha sempre cercato, il senso della storia, l'idea che ci sia un'unità, un assoluto da conquistare, un fine unitario della storia. Hegel andrà sempre a caccia di questa cosa e quel giorno, il 13 ottobre del 1806, crede di vederlo in quell'omettino a cavallo che in quel momento per lui è l'anima del mondo. È lo stesso uomo che di lì a pochi anni i tedeschi, nella loro guerra di liberazione, odieranno e cacceranno come un tiranno. E da allora in poi, appunto, non si è mai smesso di adorare Napoleone come l'eroe del mondo nuovo, e di ammirarlo come l'uomo che a un certo punto ha preso in pugno la storia e ha girato la sua direzione, oppure di odiarlo come il parvenu, come il sanguinario, militarista, violento, fucilatore di ribelli, saccheggiatore di opere d'arte. A me da quando mi capita di parlare in giro di Napoleone mi capita anche di ricevere lettere che dicono «Ma non si dimentichi cosa ha fatto Napoleone!» Dal Veneto, per esempio, a noi veneti. Ecco. Quindi Napoleone ancora oggi, come allora, è odiato e amato, ma in modo trasversale. Perché appunto, come si diceva, a seconda dei punti di vista, Napoleone ha incarnato la rivoluzione e i suoi valori, la libertà, l'uguaglianza, la laicità, la repubblica, oppure la tradita. Ed è stato odiato proprio perché emblema di una rivoluzione sovversiva e sanguinaria, oppure è stato odiato come traditore di quella rivoluzione. Noi non possiamo naturalmente pretendere di andare a scoprire chi era davvero l'uomo Napoleone, come se poi uno chiunque di noi si potesse riassumere in una definizione. Come se non sapessimo tutti che ogni personalità è contraddittoria e che ogni posizione politica può cambiare nel tempo. Napoleone ne ha cambiate tantissime di posizioni politiche. È stato rivoluzionario, giacobino, robespierriano, cioè sostenitore della fazione estremista della rivoluzione, sostenitore del terrore. Tant'è vero che quando il terrore finisce e c'è la svolta di Termidore, Robespierre finisce alla ghigliottina, e beh, anche Napoleone finisce in prigione e rischia la ghigliottina. Come rivoluzionario estremista, siamo nel 1794. 10 anni dopo, nel 1804, quel rivoluzionario estremista sarà incoronato imperatore dei francesi. Il punto è che Napoleone non pretende la coerenza teorica. Napoleone è un pragmatico. Insisterà sempre per tutta la vita che le ideologie sono uno sbaglio. Ideologia per lui, ideologo, non ideologia, ma ideologo per Napoleone è una brutta parola. Nel 1806, parlando con un politico tedesco, Napoleone gli dice: «Voi altri ideologi agite secondo sistemi preordinati. Io sono un uomo pratico, afferro gli eventi e li spingo lontano fin dove possono arrivare». Io credo che in questo pragmatismo estremo di Napoleone ci sia anche il fatto che lui è innanzitutto un militare, un uomo di guerra, che conosce molto bene la guerra e sa che in guerra non si può agire secondo un sistema. Altra citazione di Napoleone: guai a quel generale che scende in campo armato di un sistema. In guerra bisogna andare senza pregiudizi, senza piani. A Napoleone chiedono qualche volta: ma come si fa un piano di battaglia? Napoleone si mette a ridere.
Si comincia e poi si vede. On s'engage, puis on voit, testuale. Allora, quest'uomo pragmatico porta lo stesso pragmatismo nella politica. È stato un rivoluzionario, estremista, terrorista, è finito in galera, ha scampato la ghigliottina per un pelo. Poi però è stato riabilitato, perché di militari anche il nuovo governo, dopo Termidoro, ha bisogno di militari. E questo militare fa una rapidissima carriera, perché è molto bravo nel suo mestiere. E questa carriera culmina con la campagna d'Italia del 1796-97, una serie di vittorie sbalorditive, per cui il nome non ancora di Napoleone, ma di Bonaparte, è sulle bocche di tutti, in Francia, in Europa. Ora, questo militare, giovanissimo, ma al vertice del successo, capisce subito che la prossima occasione non è militare, è politica. Capisce che in Francia tutti sono stanchi. Sono stanchi del disordine, dell'incertezza, dei continui cambiamenti di governo. Sono stanchi dei litigi dei partiti. Sono anche stanchi della ghigliottina, cioè del fatto che chi fa politica rischia la pelle. E Napoleone intuisce che la gente in Francia ha voglia di una soluzione. E la soluzione può essere l'uomo forte. L'uomo forte che alle spalle ha l'esercito e ha la gloria delle vittorie. Napoleone ha le idee chiarissime su questo, già è ancora in Italia nel 97 e già scrive: la Francia ha bisogno di un capo che sia diventato illustre per la gloria e non per teorie di governo, frasi, discorsi di ideologi di cui i francesi non comprendono nulla. Oggi lo chiameremo un populista. È un populista estremamente concreto che sulla base di questa intuizione decide di andare avanti. Ci mette 2 anni. Passano 2 anni da quando scrive queste frasi, 97, a quando il 18 brumaio del 99 fa il colpo di Stato. O meglio, non lui da solo. I fratelli Bonaparte fanno il colpo di Stato, perché fondamentale è il ruolo di suo fratello Luciano. Luciano, che allora è presidente dell'Assemblea, il Consiglio dei 500, presidente di quell'assemblea parlamentare che suo fratello Napoleone quel giorno, d'accordo con lui, farà disperdere dai granatieri, buttando fuori dalla sala a forza i deputati. Luciano è il più intelligente dei fratelli di Napoleone e infatti non a caso è quello che Napoleone finirà per allontanare, per mettere in disparte, perché è l'unico che potrebbe dargli ombra. E dunque il 18 brumaio del 99 i fratelli Bonaparte abbattono il regime del direttorio con un colpo di Stato militare, incruento, e Napoleone diventa primo console. L'opinione pubblica è soddisfatta. La Francia vuole stabilità, pace, sicurezza. Che sia ora di finire la rivoluzione, sono d'accordo quasi tutti. E i politici che sostengono Bonaparte, che intanto sta diventando Napoleone, naturalmente, i politici che sostengono Bonaparte non si stancano di spiegare all'opinione pubblica che questo è quello che significa il colpo di Stato di Brumaio. Tutte le conquiste della rivoluzione sono garantite, però basta con la rivoluzione permanente. E sentite che tipo di discorsi fanno all'opinione pubblica i sostenitori di Napoleone. Avremo la Repubblica, una e indivisibile, la libertà e l'eguaglianza, il sistema rappresentativo, la sicurezza e la libertà delle persone e delle proprietà, la libertà di stampa, di commercio e di industria, la riduzione delle spese e la diminuzione delle imposte. Sono passati 220 anni. Il programma politico di base dell'opinione pubblica nei grandi paesi occidentali, bene o male, continua ad essere quello. Vogliamo tutto questo, ma non vogliamo più la rivoluzione. Ormai la rivoluzione sta diventando una brutta parola, perché le conquiste ci sono e ormai sono date per scontate, e della rivoluzione ci si ricorda la ghigliottina e ci si ricorda l'anarchia. Già da anni è possibile parlare male della rivoluzione senza rischiare niente in Francia. Lo stesso Napoleone, già nel gennaio del 97, in Italia, scrivendo al congresso cispadano, da cui nascerà la Repubblica cispadana, già nel gennaio 97 Napoleone, comandante dell'Armata d'Italia,
promette all'Italia che i francesi sono venuti a portare agli italiani la libertà senza la rivoluzione e i suoi crimini. Vuol dire che la rivoluzione è stata sbagliata? E no, naturalmente. A questo punto diventa molto difficile trovare una coerenza. Napoleone poi non si è mai piccato di coerenza nelle sue affermazioni pubbliche. Napoleone non è uno profondo. Vi racconto questo episodio. Napoleone si trova a passeggiare a Ermenonville, dove è sepolto Rousseau. E Rousseau è percepito largamente come uno degli ispiratori della rivoluzione. E durante questa passeggiata a Napoleone scappa di dire, parlando di Rousseau, sarebbe stato meglio per la tranquillità della Francia che egli non fosse mai esistito. È lui che ha preparato la rivoluzione francese. No. Napoleone è ancora primo console in questo momento, non è ancora imperatore. Chi è con lui scherza e dice, beh, non pensavo che il primo console, come dire, parlasse male della rivoluzione. E Napoleone continua. Forse l'avvenire dirà se per la tranquillità del mondo non sarebbe stato meglio che né Rousseau né io fossimo mai esistiti. Allora capite cos'è? È una vanteria qualsiasi, è un momento di lucidità, di consapevolezza. Napoleone parlava molto e ai politici che parlano molto capita di dire la prima cosa che gli viene in mente. Però in realtà questa insistenza sulla tranquillità è una spia della contraddizione di fondo del ruolo di Napoleone. Perché Napoleone si vende ai francesi come l'uomo che finalmente darà la pace. La tranquillità, la sicurezza, la pace. Ma è un capo militare quello che promette la pace. È un capo militare la cui fama e la cui gloria si basano esclusivamente sulla guerra. Allora Napoleone ha un bel insistere sul fatto che il suo ruolo è quello del pacificatore. Adesso, sotto il suo regime, non ci sono più le fazioni, non ci sono più i litigi. Suo fratello Luciano nel 1800, Luciano è ministro dell'interno, lo ripeto, ben presto suo fratello lo manderà in pensione perché non vuole, però al momento, siamo subito dopo il colpo di Stato, Luciano ha ancora un ruolo importantissimo, e nel 1800, l'anno di Marengo, Luciano dichiara in un discorso a Parigi, ecco il senso del 18 Brumaio, le divisioni sono scomparse, tutto ciò che è fazioso si nasconde, tutto ciò che è francese si manifesta. Chiunque ami la gloria della patria è accolto e protetto. Ma appunto, la gloria della patria. E Napoleone incarna la Francia perché le ha conquistato una gloria immortale sui campi di battaglia. Questa gloria è di tutti, Napoleone, è una parte essenziale della leggenda di Napoleone. Il fatto che la gloria non è sua, la gloire e di tutta la grande nazione. Talleyrand, che era uno dei più astuti fra i politici in circolazione in quei giorni, l'aveva detto già quando Napoleone era tornato dall'Italia nel 97. Non era ancora Napoleone, Bonaparte era tornato dall'Italia nel 97. E già allora Talleyrand dichiara «Tutti i francesi hanno vinto con Bonaparte, la sua gloria è proprietà di tutti». Però appunto, questa gloria in che guerra l'ha conquistata? L'ha conquistata nella guerra rivoluzionaria, nella guerra voluta da Robespierre per l'espansione della rivoluzione. Le guerre non sono più quelle dei primi anni della rivoluzione, quando la Francia era invasa e doveva difendersi dagli eserciti prussiani e austriaci che volevano rimettere sul trono il re. Le guerre in cui brilla la stella di Bonaparte sono guerre di espansione per esportare la rivoluzione. È la rivoluzione permanente di Robespierre che incarna l'armata d'Italia. E adesso quello che è stato protagonista di queste guerre rivoluzionarie, come dire, promette ai francesi di liberarli dalla guerra. Però questo nuovo regime sarà sempre un regime militare. Il vero sostegno fondamentale del potere di Napoleone sarà sempre l'esercito. Le frasi di Napoleone che sottolineano questo aspetto non si contano. È il soldato che fonda le repubbliche ed è il soldato che le conserva, scriveva
alla Repubblica Cisalpina, incoraggiandola ad armarsi. E poi forse una delle più famose tra le frasi celebri di Napoleone: la rivoluzione è un'idea che ha trovato delle baionette. E il colpo di stato di Brumaio è un colpo di stato militare. Non soltanto perché sono i granatieri che sgombrano l'aula e buttano fuori i deputati, ma perché dietro c'è una classe militare che non sopporta più di essere alla mercé dei politici. Per anni, capite, i militari hanno risposto al governo rivoluzionario e hanno risposto con la loro testa, perché negli anni del terrore i generali che falliscono finiscono alla ghigliottina e dopo un po' i generali non ne possono più. Se uno va a vedere quello che scriveva Napoleone durante la campagna d'Italia, come vedete, è una miniera di frasi che tradiscono nel modo più chiaro la sua visione. Per esempio, lettera a Parigi dall'Italia, del generale Bonaparte. Il tempo in cui dei vili avvocati e dei miserabili pettegoli facevano ghigliottinare i soldati è passato. E se li costringete, i soldati d'Italia arriveranno fino a Parigi con il loro generale. E dunque Napoleone non avrà poi bisogno di marciare su Parigi con l'armata d'Italia, ma questa marcia su Parigi di fatto si realizza poi con il colpo di stato di Brumaio. A noi ovviamente fa venire in mente un'altra marcia su un'altra capitale, ci fa venire in mente Mussolini, a lui faceva venire in mente Giulio Cesare. Il precedente per loro era quello, Giulio Cesare che passa il Rubicone per andare a spazzar via da Roma una classe politica corrotta e prendere il potere. E Giulio Cesare è il modello a cui Napoleone si paragonerà per tutta la vita. Nel memoriale di Sant'Elena, capite, io qui sto citando sia brani da lettere e discorsi di Napoleone durante la sua carriera, e adesso però invece citiamo un brano dei suoi ricordi di quando tutto è finito. Il memoriale di Sant'Elena è questo. Cosa ha imparato Napoleone? Cosa si ricorda? Non ha imparato molto, a dire la verità, dal fatto di aver fallito. Quello che si ricorda è che lui a un certo punto ha preso il potere in Francia, come lo aveva preso Cesare, e che quel colpo di Stato, dice, è stata un'impresa sublime. Perché dice Cesare, come dire, era alla testa di un grande esercito, era già uno dei politici più importanti di Roma. Un altro paragone che fai con Alessandro Magno, anche lui però, re, figlio di re. Ma sentite come descrive Napoleone a Sant'Elena il suo colpo di Stato. Che un semplice cittadino, il cui nome 3 mesi prima era sconosciuto a tutti, e che non aveva altri alleati se non alcune vittorie, la sua fama e la coscienza del suo genio, osasse progettare di impugnare da solo i destini di 30 milioni di uomini, di salvarli dai disastri, dalle discordie, prendere il timone dello Stato. E tutto questo senza versare una goccia di sangue. Senza controversia è un'impresa gigantesca e sublime, a cui si cercherebbe invano un paragone nelle cronache umane. A Sant'Elena Napoleone ricorda il suo colpo di Stato come un'impresa gigantesca e sublime. Insomma, è il prototipo di tutti i golpisti. E chi sta con lui? Con entusiasmo solo l'esercito. Il resto della popolazione sta un po' a vedere. Una delle grandi avversarie di Napoleone, Madame de Staël, che va in esilio proprio allora, quando Napoleone prende il potere. Madame de Staël in seguito dirà: secondo me il popolo francese non ha mai veramente amato Napoleone. Di sicuro non lo amavano all'inizio, non lo amavano, ma lo preferivano. Egli si è sempre offerto in concorrenza con un'altra paura, per fare accettare la sua potenza come il male minore. E però, appunto, il problema è che la promessa di dare la pace ai francesi è viziata in partenza, perché quest'uomo di guerra ha bisogno della guerra per alimentare continuamente la sua immagine e la sua gloria. Lo intuisce di nuovo molto bene Madame de Staël. Egli sa vivere solo nell'agitazione,
non può respirare liberamente che in un'atmosfera vulcanica. Tutto il suo interesse gli consigliava la guerra. E così l'uomo che ha promesso ai francesi la pace guiderà la Francia attraverso 15 anni di guerre quasi ininterrotte e alla fine catastrofiche. Però ben inteso, noi sbaglieremmo di grosso se considerassimo Napoleone soltanto come uomo di guerra e riducessimo la storia del suo potere e del suo regno a una sequenza di campagne militari. Napoleone è un uomo politico enormemente attivo e intraprendente e che ha una visione estremamente chiara di quello che vuole realizzare e in gran parte lo realizza. La rivoluzione è finita, il terrore è finito, i suoi eccessi non si ripeteranno mai più. Napoleone abolisce la festa del 21 gennaio, che era l'anniversario dell'esecuzione di Luigi XVI. Se per questo abolisce anche la festa del 14 luglio, la presa della Bastiglia. Sarà soltanto dopo il 1848 che in Francia si tornerà a festeggiare il 14 luglio. In compenso Napoleone scopre un santo sconosciuto del tempo dei martiri che aveva un nome vagamente simile al suo e convince il Papa a istituire la festa di San Napoleone nel giorno natale di Napoleone, il giorno del suo compleanno, 15 agosto. E San Napoleone, 15 agosto, diventa festa nazionale. La rivoluzione in questo senso è davvero finita. Napoleone mette fine alle persecuzioni contro la vecchia nobiltà, anzi invita i nobili ad allinearsi, a riunirsi al resto del popolo. Una delle parole d'ordine del regno di Napoleone, del regime di Napoleone, è il ralliement, riunirsi. Un'altra parola d'ordine è l'amalgame, la fusione. La vecchia nobiltà e la borghesia litigavano, erano incompatibili fra loro, per questo c'è stata la rivoluzione. Adesso basta. Noi creeremo una Francia con un'unica vasta classe dirigente in cui i vecchi nobili e i nuovi borghesi si troveranno fianco a fianco. E quanto alla persecuzione contro la Chiesa, la dimensione laica e anticlericale della rivoluzione, fine anche di questo, libertà di culto, concordato, Napoleone fa il concordato con la Chiesa. Anche qui ci viene in mente un altro, come dire, che l'ha fatto in seguito. Però, attenzione, non si torna a prima. Rimane la piena uguaglianza per i protestanti e per gli ebrei, che fino alla rivoluzione era impensabile, e che non viene affatto rinnegata anche nel momento in cui i vescovi celebrano l'uomo della provvidenza e la festa di San Napoleone. Cosa mantiene Napoleone ancora delle sue promesse? L'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il controllo delle finanze pubbliche, la trasparenza delle finanze pubbliche, la difesa della proprietà privata, su questo nel modo più severo, la laicità dello Stato entro certi limiti, vedremo poi che nell'istruzione questa laicità un pochettino barcolla, però fondamentalmente l'impero di Napoleone rimane uno Stato laico. E poi c'è il codice Napoleone, per noi è un ricordo di scuola, certo, il codice Napoleone. Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti civili, proprietà, diritto di famiglia. Ora, il codice Napoleone noi potremmo pensare che fosse, come dire, qualche cosa che è stato affidato ai giuristi, certo che è stato affidato a una commissione di giuristi. Questa commissione di giuristi ha tenuto 102 sedute per elaborare il piano del codice Napoleone. Su queste 102 sedute Napoleone ne ha presiedute personalmente 57. Non ha delegato ai giuristi qualcosa di cui non capiva nulla. Il codice Napoleone l'ha fatto davvero lui. E il codice Napoleone vuol dire cose che sono rimaste, come la giuria popolare nei tribunali, e anche cose che invece non ci aspetteremmo e che ci mettono un po' a disagio. La giustizia penale sotto Napoleone è dura, più dura che sotto l'antico regime. La pena di morte, i lavori forzati sono più diffusi, imposti ed eseguiti per un maggior numero di reati rispetto all'antico regime. È un uomo d'ordine Napoleone, eguaglianza davanti alla legge, ma la legge è severa, specialmente, ripeto, nella protezione della proprietà privata. E poi questo immenso impero è centralizzato.
amministrazione, organizzazione. La storia delle parole è interessante, noi non lo sospettiamo, ma le parole variano nel tempo. Balzac dirà organisé, organizzare è una parola dell'impero. Diventa una parola comune nell'uso francese con Napoleone. È un regime modernissimo che si ispira nell'immaginare la sua struttura alle grandi scoperte contemporanee come l'elettricità. La catena di esecuzione degli ordini, dice Napoleone, deve discendere dall'imperatore ai ministri, agli amministrati, con la rapidità del fluido elettrico. Un'amministrazione centralizzata ed efficiente. Napoleone insiste, vuole risultati dai suoi amministratori, vuole informazioni. Questo è un impero dell'informazione ed è un impero della statistica. Tutte cose, anche queste, assolutamente nuove, erano cominciate nel Settecento con l'illuminismo, ma mai nessuno le ha messe in piedi con la prepotenza di Napoleone. Napoleone vuole sapere tutto. I prefetti dei dipartimenti devono mandare continuamente relazioni, si deve contare tutto. L'ordine di Napoleone ai prefetti è: mandate dettagli, molti dettagli. Per far carriera nell'impero bisogna saper raccogliere informazioni su qualunque argomento e presentarle in forma statistica, perché poi l'impero produrrà pubblicazioni grandiose come l'Atlante amministrativo dell'impero francese, 1812. E naturalmente le informazioni che arrivano dal territorio devono anche informare l'imperatore sull'opinione pubblica. Altra frase di Napoleone: l'opinione pubblica è il termometro che il monarca deve consultare continuamente. E dunque, come vedete, è una realizzazione colossale. Corrisponde in parte ad alcuni degli ideali della Rivoluzione francese, in parte sì, non è la stessa cosa. Cosa resta del sogno di liberté, égalité e fraternité? Beh, lasciamo stare la fraternité che non ha mai commosso nessuno più di tanto e di cui in realtà non si parla mai granché. Liberté e égalité ci sono nell'impero di Napoleone, ma sono diventate la stessa cosa. Sono lo stato di diritto. La libertà è la libertà dagli abusi, dalle ingiustizie, dai privilegi. L'uguaglianza è l'uguaglianza davanti alla legge. Sbaglieremmo di grosso se pensassimo che liberté nell'impero di Napoleone vuol dire anche libertà politica. Niente, non ci sono i partiti, non è permessa la libera discussione, non c'è la libertà di stampa, il governo controlla i giornali, non c'è libertà di associazione, tantomeno diritto di sciopero. È un dispotismo assoluto, ma convinto di incarnare la libertà, perché i francesi non hanno sopra di sé nessuno se non lo Stato. E ben inteso, tutto questo in omaggio al principio della sovranità popolare. Napoleone è convinto che il suo impero incarna la sovranità popolare, che è un principio giusto, salvo che naturalmente, come dire, è l'imperatore che incarna la volontà del popolo. Napoleone: il primo dovere del principe è senza dubbio quello di fare ciò che vuole il popolo. Ma il popolo non sa quasi mai ciò che vuole. Io lo so, invece, e lo do al popolo. A un certo punto gli scappa di dire anche qualcosa di più. La rivoluzione ha adulato il popolo innalzandolo a una sovranità che esso era incapace di esercitare. E dunque in nome del popolo bisogna sapere che cosa è meglio per il popolo e imporglielo. L'eguaglianza è un principio a cui crede anche Napoleone. Un po' nel senso in cui la intendiamo noi oggi, ben inteso, l'eguaglianza delle possibilità, la possibilità per il merito di emergere senza vincoli. Su questo lui è convinto. Il governo imperiale, dirà Sant'Elena, era una specie di repubblica, carriera aperta ai talenti, senza distinzione di nascita o di fortuna. Uno dice: è un po' poco come sovranità popolare, ma in realtà c'è qualcosa di più, perché il sistema ha anche un'altra base. Con la Rivoluzione francese e poi con l'impero di Napoleone,
diventa centrale nella vita politica nazionale, qualche cosa che poi rimarrà centrale per tutto l'Ottocento, prima di essere superato dal suffragio universale come lo conosciamo noi. E cioè il plebiscito. Il plebiscito è una forma politica assolutamente specifica dell'Ottocento. È quello che verrà usato largamente, come sappiamo tutti, anche durante il Risorgimento, l'Unità d'Italia, per convalidare le annessioni progressive e poi l'unificazione dell'Italia. Noi siamo abituati a guardare al plebiscito con enorme diffidenza. Fin da quando Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo e Visconti nel film del Gattopardo insiste sul fatto che i plebisciti sono truccati, che l'unico che aveva votato no, il suo voto poi è sparito. E certo, i plebisciti sono truccati, i plebisciti sono condizionati, sono lontanissimi dalla nostra idea di elezioni libere, segrete, però sono anche lontanissimi da tutto quello che c'era prima. Quando mai prima un sovrano si era sognato di dire: io voglio far passare questo provvedimento e quindi convoco tutto il popolo a suffragio universale e lo faccio votare? Allora capite, il plebiscito in qualche modo incarna le stesse contraddizioni che incarna in generale la figura di Napoleone. Vista da un certo punto di vista è una democrazia imperfetta, quasi ridicola, che non meriterebbe neanche il nome di democrazia. Però sono meccanismi di coinvolgimento e partecipazione che sono un'anticamera della democrazia come la intendiamo noi. Le grandi fasi del dominio di Napoleone passano attraverso i plebisciti. 1800 per l'istituzione del consolato, 1802 il consolato a vita, 1804 l'impero e di nuovo nel 1815 durante i 100 giorni Napoleone ha 3 mesi di tempo per mettere in piedi un esercito e andare a fare la guerra e in quei 3 mesi di tempo però trova anche il modo di istituire, di introdurre una nuova costituzione e sottoporla a plebiscito. Il plebiscito si fa a suffragio universale, maschile, ben inteso. Votano anche gli analfabeti, tutti quelli che hanno almeno 21 anni. La partecipazione è discutibile, varia, non è mai altissima. Quando va molto bene, ecco, il plebiscito per il consolato a vita 1802 vota il 47% degli aventi diritto. È un massimo. Quello del 1815 siamo sul 22%. Però anche qui non dobbiamo noi pensare al nostro sistema di oggi. Dobbiamo pensare che questo è un popolo che esce da un antico regime dove un re che regnava per diritto divino non si sarebbe mai sognato di chiedere ai contadini analfabeti il loro parere. Poi naturalmente i meccanismi dei plebisciti sono meravigliosi a vederli adesso. I voti sono raccolti per iscritto, su registri. Poi questi registri arrivano a Parigi, al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, qualche registro si perde a volte, su qualcun altro si fanno delle correzioni col cancellino. Poi si aggiungono i voti dell'esercito, il quale, essendo l'esercito, dovendo rispettare la disciplina, non vota se non collettivamente per alzata di mano. Quindi, certo, i risultati poi a noi fanno sorridere. Il plebiscito del 1800 per il consolato, 3.600.000 sì, 8.000 no. E come dirà un sostenitore di Napoleone, è la democrazia purgata dai suoi inconvenienti. Dopodiché il popolo partecipa e vota. Hanno la sensazione di essere presi in giro? Non credo in generale. In generale hanno la sensazione di contare qualcosa per la prima volta. E così per quelli che poi vanno a votare per le varie assemblee di dipartimento, di arrondissement, che creano una struttura amministrativa locale elettiva, dove naturalmente non vanno i poveracci, ci vanno i proprietari, quelli che contano qualcosa, i notabili. L'impero di Napoleone è l'impero dei notabili. È l'impero che introduce questo nuovo concetto. C'è uno strato che comanda nella società, che dirige, ma non è più una nobiltà ereditaria. Sono tutti quelli che contano qualcosa perché hanno fatto i soldi o perché hanno altri meriti e quindi si distaccano dalla massa della popolazione.
In generale, alla base di tutto c'è il concetto di proprietà. La rivoluzione ha confiscato le proprietà della Chiesa, per esempio, e le ha messe in vendita. E lo scopo è di far sì che tanti francesi arrivino a potersi considerare proprietari, piccoli proprietari, va bene così. E questa cosa Napoleone durante tutto il suo impero la persegue. Le sue ordinanze, quando vengono appunto messi in vendita dei lotti di terre nazionali, le sue ordinanze ai prefetti sono chiarissime: non bisogna che qualche straricco si impadronisca di tutto, bisogna che tanti, tanti riescano a comprare qualcosa. Perché Napoleone ha chiarissimo, in una società che è essenzialmente rurale, che il piccolo proprietario di campagna diventa automaticamente un sostenitore del regime e un avversario delle rivoluzioni. Quando anche in Italia vengono confiscate le proprietà della Chiesa e messe in vendita, le istruzioni mandate da Parigi sono: lo scopo politico di Sua Maestà è di creare dei proprietari. E quando Napoleone da Parigi dice ai prefetti: voglio notizie, voglio informazioni, voglio dettagli, vuole anche delle liste, degli elenchi, interminabili elenchi di persone. Altri regimi nell'antichità, come poi nel Novecento, faranno le liste di quelli da eliminare. Napoleone fa le liste di quelli di cui ci si può fidare. Vuole sapere ovunque, in ogni città, in ogni dipartimento, quali sono i notabili. Chi sono le persone che contano qualcosa? Che noi candideremo per i vari consigli, a cui faremo avere cariche amministrative, decorazioni, ricompense, perché questo è il ceto che deve essere vasto e che l'imperatore deve legare a se stesso. E il merito, il merito, il merito. Scienziati, ingegneri, geografi, pedagoghi, artisti. Napoleone ha ben chiaro che sta creando una disuguaglianza sociale, avallando una disuguaglianza sociale, ma per lui non è una disuguaglianza, perché chiunque per merito ci può arrivare. Ma naturalmente il merito ha anche uno sfogo di massa. Non parliamo soltanto qui del fatto che appunto uno scultore o uno scrittore, un poeta, è sicuro di essere decorato, chiamato a Parigi, di ricevere coccole e incarichi. C'è anche uno sfogo di massa per l'idea del merito. E naturalmente, torniamo al punto di partenza, è l'esercito. Lo slogan forse più famoso dell'impero di Napoleone è: ogni soldato ha nello zaino un bastone da maresciallo. Poi è vero, pochissimi soldati diventano marescialli, ma molti diventano ufficiali. L'esercito di Napoleone è un esercito democratico, dove si è calcolato che i tre quarti di tutti gli ufficiali che hanno servito sotto Napoleone hanno cominciato da soldati semplici. E questo è qualcosa di impensabile negli eserciti delle altre potenze europee all'epoca. Non che sia impossibile, ma al massimo si arriva a un 10% di ufficiali che hanno fatto carriera dai ranghi, dalla gavetta. Nell'esercito di Napoleone sono la stragrande maggioranza. Poi certo, diventare maresciallo di Francia tocca a pochi, però Napoleone diceva anche: un capo è un venditore di speranze. E poi anche chi non diventa ufficiale, comunque essere un soldato è una posizione riconosciuta, si ha diritto alla pensione, i veterani sono mantenuti, nascono gli invalidi a Parigi, ci sono le pensioni per le vedove, per gli orfani, per i feriti, un welfare che coinvolge centinaia di migliaia di famiglie, una cosa inesistente altrove in Europa. Gli ufficiali sono pagati bene, sono automaticamente compresi fra i notabili e quindi quando vanno in pensione ricevono incarichi, pensioni, rendite. C'è questa contraddizione che attraversa la Francia di Napoleone. Da una parte la gloire, il sogno della gloria, che intere generazioni di ragazzi vivono come qualcosa di vero, in cui credono profondamente. C'è una testimonianza straordinaria, secondo me, di uno dei poeti francesi di quell'epoca, Alfred de Vigny, nato nel 1797. Quindi ha fatto tutta la sua esperienza scolastica fino a 18 anni sotto Napoleone. E Alfred de Vigny ricorda a scuola i maestri
non smettevano di leggerci i bollettini della grande armata. E le nostre grida di «Viva l'imperatore!» interrompevano Tacito e Platone. I nostri precettori assomigliavano ad araldi d'armi, le nostre stanze di studio a caserme, le nostre ricreazioni a manovre e i nostri esami a riviste. Intere generazioni attraversano questo sogno, un'infanzia e un'adolescenza passate pensando alla gloria incarnata dall'imperatore e che li aspetta tutti. E poi però, come vi dicevo, appunto, contraddizione, la gloria. Poi alla fine il militare che va in pensione può aspettarsi che, se va bene, e di solito lo ottiene, fa domanda e lo Stato gli affida una tabaccheria, per esempio. E su questo lo straordinario è che questa generazione di giovani che fanno carriera sotto Napoleone è capace sia di entusiasmarsi per la gloria e i suoi ideali, sia di entusiasmarsi perché poi alla fine comunque ognuno viene sistemato. C'è una lettera di un ex ufficiale dell'esercito del re di Sardegna, il Delannoy, poi diventato ufficiale lui e il fratello nell'esercito di Napoleone, che esprime chiarissimamente questa cosa. Sentite. Avere il diritto di spartirsi quasi la metà di tutti gli impieghi civili. Dopo un atto di tale generosità, qual è il soldato o l'ufficiale che non dà fino all'ultima goccia del suo sangue per un sovrano magnanimo come non ne sono mai esistiti? Mio fratello Amedeo ha ottenuto una rivendita di tabacchi nel dipartimento del Monte Bianco. E quindi capite, dalla gloria alla tabaccheria, un intero pezzo della società francese è incatenato al mito dell'imperatore. E poi? E poi però ci sono anche quelli che mugugnano. Ci sono anche quelli che trovano che va tutto bene, però questa faccenda è andata troppo oltre. L'impero! Che razza di farsa è? Da quando in qua? E l'impero Napoleone invece lo prende molto sul serio, eh? Napoleone ha i suoi modelli, ha il modello di Carlo Magno. Napoleone, quando fa erigere nella piazza Vendôme la colonna fatta con il bronzo dei cannoni nemici presi ad Austerlitz, aveva in origine l'idea di metterci in cima una statua di Carlo Magno. Poi, a scanso di equivoci, ci fa mettere la sua statua. Ma comunque, Carlo Magno è sempre presente. Quando si fa l'incoronazione di Napoleone in Notre Dame, vanno a studiare come era stata fatta l'incoronazione di Carlo Magno. C'è una spada in qualche museo che, secondo vecchia tradizione, era la spada di Carlo Magno. Si prende e si userà per l'incoronazione. Non c'è la corona di Carlo Magno, la fanno cercare in tutti i musei, non c'è. La fanno fabbricare, ma come corona di Carlo Magno. E poi Carlo Magno è stato incoronato a Roma, in San Pietro, e il Papa gli ha messo la corona sulla testa. Napoleone ci pensa un po' su. Il Papa ci vuole. E bisogna spiegare chiaramente al Papa che qui siamo di fronte a un nuovo Carlo Magno. Testuale, pour le pape, je suis Charlemagne. Poi però cambiamo qualche dettaglio. Carlo Magno si è scomodato andare a Roma. In questo caso facciamo scomodare il Papa che venga lui a Parigi. E poi Carlo Magno ha fatto questo sbaglio, che si è fatto prendere dal Papa mentre era in ginocchio, e il Papa gli ha messo in testa la corona con le sue mani, dando così al mondo l'impressione che è il Papa che decide chi deve essere imperatore. Perciò, a scanso di equivoci, nell'incoronazione in Notre Dame, il Papa è presente, è seduto, benedice, ma la corona Napoleone se la mette in testa da solo. I suoi seguaci esultano. Questo titolo, quello di imperatore, è europeo. Vi pone al di sopra dei re. Vi assimila a Carlo Magno. Però ci sono anche quelli che dicono: ma cos'è questa buffonata? Napoleone a volte si ha l'impressione che lo sospetti lui stesso. Dopotutto, un'altra delle sue massime è: c'è solo un passo dal sublime al ridicolo. E la cerimonia dell'incoronazione in Notre Dame è, da questo punto di vista, emblematica.
in bilico fra il sublime e il ridicolo. Con questa folla di marescialli e di principi, che in realtà sono tutti dei parvenu, sono tutti dei poveretti che hanno fatto, dei grandi uomini che hanno fatto carriera col loro merito, però adesso sono bardati come se fossero dei principi medievali, dei marescialli con uniformi grandiose inventate dal nulla, disegnate apposta, e increduli di essere lì, increduli della fortuna che gli è capitata. E in realtà, spiace dirlo, ma i primi dei parvenu sono proprio lui e i suoi fratelli. Tant'è vero che col fratello Giuseppe, prima dell'incoronazione, a Napoleone scappa di dire: se nostro padre ci vedesse. E dunque è una facciata di cartapesta, in parte sì. Fanno tutti finta di crederci, fanno tutti finta di essere d'accordo con la nuova linea. E la nuova linea a volte è un po' confusa, non è ben chiara, ma bisogna essere d'accordo comunque. C'è una testimonianza di uno dei grandi burocrati dell'impero, il ministro della giustizia, Molé, che dà l'idea di un mondo dove ormai ognuno per fare la sua carriera è pronto a dire di tutto. Nessuno rimane più attaccato a dei principi. Si sta a vedere dove soffia il vento. Chi parla è un ministro di Napoleone. Ognuno per fare la propria carriera finse di non aver capito o di essere convinto. Nessuno parlò più secondo la propria coscienza. Gli atei predicarono una religione menzognera. I cristiani si piccarono di essere filosofi. I repubblicani parlavano di monarchia. I sostenitori dell'autorità assoluta vantavano idee liberali. Le vittime della rivoluzione facevano professione di imparzialità. E gli assassini di Luigi XVI lodavano le virtù della loro vittima. In questo grande caos, l'impero si rivela in realtà alla fine una costruzione davvero di cartapesta, di una fragilità paurosa. Lo si vede durante la campagna di Russia. Durante la campagna di Russia succede una cosa che fa venire i sudori freddi a Napoleone. Napoleone ha creato una dinastia. Il richiamo a Carlo Magno serve anche a questo. Ha sposato Maria Luisa, ha fatto un figlio, il re di Roma, titolo medievale che serve a designare il futuro imperatore. Eppure, durante la campagna di Russia, quando dalla Russia cominciano ad arrivare a Parigi le cattive notizie, uno degli oppositori più accaniti di Napoleone, il generale Malé, il quale, essendo un oppositore impenitente di Napoleone, era internato in un ospedale psichiatrico, esce dall'ospedale psichiatrico, indossa la sua divisa di generale, si presenta alle prigioni facendo liberare altri oppositori del regime, dichiarando che Napoleone è morto, prende dei soldati, si fa accompagnare dai soldati ai ministeri, arresta vari ministri. Poi naturalmente viene fermato, smascherato e fucilato. Ma quello che conta è che in quel giorno, mentre il generale Malé arrestava i ministri dichiarando che l'imperatore era morto, i ministri che sono riusciti a scappare sono scappati. Il prefetto della Senna ha cominciato a organizzare un governo d'emergenza, l'imperatore è morto, repubblicano. Assolutamente a nessuno è venuto in mente di andare dall'imperatrice Maria Luisa e, siccome l'imperatore è morto, proclamare imperatore il figlio, il re di Roma, come se non esistesse. Sapendo quanto è fragile questo impero, Napoleone naturalmente cerca da tutte le parti il modo di rafforzarlo. E un altro modo per rafforzarlo è la riconciliazione con la Chiesa, appunto. E anche qui, Napoleone è stato acclamato all'epoca, probabilmente in modo spesso anche insincero, come l'uomo che aveva portato alla riconciliazione tra la Francia e il cristianesimo. È anche odiato come quello che aveva affossato gli ideali laici della rivoluzione. Nel 1804 è stato incoronato a Notre Dame. Notre Dame era stata chiusa per anni sotto la rivoluzione. Chiusa e sconsacrata. E le statue dei re sulla sua facciata tirate giù e decapitate. Ma Napoleone l'ha fatta riaprire, restaurare e riconsacrare. Nel 1802... si tiene la grande cerimonia di riconsacrazione della cattedrale di Notre Dame. E uno dei presenti,
un militare. I militari sono i più anticlericali, sono i più ostili a questa svolta. Uno dei militari commenta: una bella cappuccinata. Mancavano solo i 100.000 uomini che si sono fatti ammazzare cercando di sopprimere questa roba. Ci crede Napoleone? Naturalmente no. Napoleone è vagamente deista, ha una vaga idea che ci debba essere un qualche essere supremo, ma non è minimamente religioso. Anzi, pensa che in realtà la Chiesa ha tutto da perdere a essere ufficializzata, riconosciuta dallo Stato, perderà ancora prestigio. Sapete cos'è davvero il concordato? È il vaccino per la religione. Fra 50 anni sarà sparita dalla Francia. Quest'uomo che crede vagamente che forse un Dio esiste, ma in ogni caso noi non sappiamo qual è, e quindi è impossibile preoccuparsene più di tanto. Quest'uomo sa però che la religione è un potente strumento di governo. E qui devo dire, le citazioni di Napoleone sono impressionanti sulla religione. Se dovessi governare l'Egitto, non avrei nessun problema a farmi maomettano. Io non credo alle religioni, ma all'idea di Dio. Chi è che ha creato tutto? E dunque si oscilla, è un uomo pieno di contraddizioni, l'avete ben visto, si oscilla fra il dire no, qualcosa ci deve essere, e il dire comunque a noi serve. La religione è ciò che impedisce ai poveri di assassinare i ricchi. Di ritorno dalla campagna d'Egitto, Napoleone non avrà difficoltà a dichiarare: io là gli ho detto che ero musulmano anch'io. La mia politica è di governare, discorso al Consiglio di Stato, anno 1800. La mia politica è di governare gli uomini come la maggioranza vuole essere governata. Facendomi cattolico ho vinto la guerra in Vandea, cioè ha schiacciato la controrivoluzione delle province profondamente cattoliche dell'Ovest. Facendomi musulmano mi sono insediato in Egitto. Se governassi il popolo ebraico, ricostruirei il Tempio di Salomone. E in effetti è tutto vero. Ci sono le lettere di Napoleone ai notabili egiziani, ai capi religiosi egiziani, durante la campagna d'Egitto. Bonaparte allo sceicco El Messiri: spero che non tarderà il momento in cui potrò riunire tutti gli uomini saggi e istruiti dell'Egitto e stabilire un regime uniforme, fondato sui principi del Corano, che sono i soli veri e che soli possono fare la felicità degli uomini. Come vedete, era un uomo molto capace di dire a ciascuno quello che desiderava sentire. Ma come sempre c'è una piccola incertezza. Sotto sotto quasi ci credeva davvero. Perché ancora Sant'Elena dirà: le religioni sono tutte fondate su miracoli, su cose che non possiamo capire, come la Trinità. Gesù dice di essere il figlio di Dio, però discende da Davide. Preferisco la religione di Maometto, è meno ridicola della nostra. Detto fra parentesi, almeno uno dei generali di Napoleone, il generale Menou, in seguito tra l'altro governatore del Piemonte, si converte ufficialmente all'Islam durante la campagna d'Egitto e rimarrà fino alla fine un buon musulmano. Allora, a questo punto, vedete, tra la rivoluzione e i suoi principi e i suoi ideali e l'impero di Napoleone, la continuità è evidente sotto molti aspetti e sono evidenti i ritorni indietro, i tradimenti, i pentimenti. Il bello è che di tutto questo il mondo al di fuori della Francia non si rendeva assolutamente conto. Per i suoi nemici Napoleone è sempre la rivoluzione. Nell'autunno del 1805, quando Napoleone invade l'impero austriaco, alla vigilia di Austerlitz, una nobildonna tedesca scrive in una lettera: «Sono giunti i tempi dell'Apocalisse. Robespierre a cavallo attraversa l'Austria». Il fatto che a cavallo colpisce sempre moltissimo, come vedete. Ma al di là di questo, Robespierre, 10 anni prima, Napoleone stava davvero con Robespierre. Adesso, sotto certi aspetti, è agli antipodi, ma nei castelli d'Europa si continua a battere i denti al suo nome e a immaginarlo pronto a mettere su la ghigliottina e ghigliottinare i nobili.
Ed è anche per questo che con la Francia di Napoleone la vecchia Europa delle monarchie assolute e anche delle monarchie non assolute come la Gran Bretagna non vorrà mai avere pace. In parte è un immenso equivoco. Napoleone avrebbe potuto creare uno Stato che sarebbe diventato un fondamento dell'ordine europeo. In parte si è rovinato da solo perché non ha saputo resistere, non voleva rivali alla sua altezza, continuava a dichiarare guerra a destra e a sinistra, ma in parte comunque è stato frainteso. Si è continuato a credere che la rivoluzione fosse una macchina che non si era ancora fermata e che continuava a volersi espandere e a minacciare la stabilità del mondo. Lui di nuovo in questo contraddittorio, lui si considerava l'uomo destinato a, come dire, portare la nazione francese ai vertici della sua potenza e della sua grandezza, e al tempo stesso si considerava l'uomo destinato a riunire tutti i popoli d'Europa in un unico impero. La dimensione europea fa impressione a vederla oggi, perché tutto sommato, come dire, siamo abituati a pensare che l'ideale europeo sia una cosa relativamente recente. Nei discorsi di Napoleone l'Europa è continuamente presente. Quando parte per la campagna di Russia, il suo ministro dell'interno e della polizia, Fouché, racconta che Napoleone gli ha detto: «Il mio destino non si è ancora realizzato. Devo completare ciò che è appena abbozzato. Ci occorrono un codice europeo, una corte di cassazione europea, una stessa moneta, gli stessi pesi e misure, le stesse leggi. Bisogna che io faccia di tutti i popoli dell'Europa un solo popolo e di Parigi la capitale del mondo». A Sant'Elena rifletterà su questo ideale che non è riuscito a realizzare. L'Europa sarebbe stata nella sostanza un solo popolo, e ciascuno, viaggiando in qualsiasi paese, si sarebbe sempre trovato all'interno della patria comune. Solo che naturalmente in questa patria comune ci sarebbe stato un popolo, la Grande Nation, che sarebbe stato il fratello maggiore e a cui gli altri popoli dovevano essere grati per i benefici ricevuti, fratelli minori. Napoleone, che sa benissimo di essere fondamentalmente un italiano, anche se cerca di farlo dimenticare a tutti, Napoleone è anche re d'Italia, ha costruito un regno d'Italia e questo regno d'Italia gode di tutti i benefici che la Francia gli ha portato e naturalmente deve essere grata l'Italia. Nel regno d'Italia Napoleone piazza un viceré, Eugenio di Beauharnais, e questo viceré deve stare bene attento perché l'Italia è un regno orgoglioso, glorioso, ma ha un fratello maggiore, anzi una sorella maggiore, la Francia, e guai a sgarrare. Istruzioni di Napoleone al viceré d'Italia: l'Italia è indipendente solo grazie alla Francia. Questa indipendenza è il prezzo del suo sangue, della Francia, delle sue vittorie, e l'Italia non ne deve abusare. Come vedete, non mancherebbero nel passato gli esempi per scoprire quello che dovrebbe essere ovvio, cioè che una patria europea comune, in cui però c'è una grande nation che fa da fratello maggiore, rischia di diventare impopolare. E così l'ideale europeo di Napoleone cozza col fatto che nella maggior parte dei paesi europei, in Spagna, in Germania, in Russia, in realtà prevale l'identificazione fra questo regime moderno che porta leggi nuove, più giuste, eguaglianza, progresso. Però l'unica cosa che si vede è che tutte queste belle cose sono portate dalle baionette di un esercito straniero. L'Italia è forse l'unico paese dove, nonostante tutto, nonostante il rancore, il risentimento, il dispiacere per l'egemonia francese, però almeno fra i giovani in Italia è talmente forte la gratitudine per quello che comunque i francesi hanno portato, che l'Italia, tutto sommato, fino all'ultimo, rimane fedele a Napoleone. In Italia non c'è una guerra di liberazione contro i francesi, come c'è in Spagna, come c'è in Russia, come c'è in Germania.
E in Italia Waterloo vuol dire un disastro, una disfatta. Naturalmente questo non è, come dire, senza contraddizioni. Pensate a Foscolo. Foscolo fa suicidare il suo Jacopo Ortis per la delusione quando Napoleone tradisce Venezia cedendola all'Austria. Foscolo non nasconde certo il senso di ripugnanza per quello che ha fatto Napoleone, per come l'Italia è stata tradita. Però qualche anno dopo, quando Napoleone sta radunando il suo esercito, siamo nel 1805, sulle sponde della Manica per invadere l'Inghilterra, e il Regno d'Italia manda una divisione italiana a unirsi alla Grande Armata per l'invasione dell'Inghilterra, che poi non si farà, Ugo Foscolo si arruola come ufficiale ed è là al campo di Boulogne, agli ordini dell'imperatore. Chi lo sa, forse il solo fatto che per la prima volta da tanti secoli adesso esiste un Regno d'Italia e che sui marenghi d'oro è raffigurato Napoleone, imperatore e re, e sul bordo dei marenghi d'oro c'è scritto in italiano «Dio salvi l'Italia». Forse questo contribuisce, come contribuisce anche per i giovani italiani, il sogno comunque della gloria. Pensate a Fabrizio del Dongo nel romanzo di Stendhal, nella Certosa di Parma. E dunque gli italiani in realtà rimangono innamorati di Napoleone più degli altri popoli d'Europa. I francesi si disamorano rapidamente quando Napoleone nel 1814 è sconfitto e spedito all'isola d'Elba. La Francia apparentemente si adatta subito al ritorno del re. Anche di Napoleone si sono stancati. Però poi quando Napoleone scappa dall'isola d'Elba e sbarca in Francia e il re è convinto che basterà un reggimento per arrestarlo, e invece i reggimenti buttano le armi e si inginocchiano davanti al loro imperatore e le folle lo acclamano. E quest'uomo che è sbarcato quasi da solo in Costa Azzurra, pochi giorni dopo è a Parigi, alle Tuileries, ed è di nuovo imperatore dei francesi. E la prima cosa che si preoccupa di fare, come vi dicevo, oltre a scrivere a tutti i re d'Europa garantendo che lui non vuole niente, non desidera alcuna espansione, si accontenta delle frontiere stabilite dal Congresso di Vienna, perciò vuole solo la pace. Nessuna di queste lettere riceverà risposta. E gli eserciti delle grandi potenze cominciano a radunarsi ai confini della Francia e quindi gran parte delle energie di Napoleone sono rivolte a rimettere in piedi un esercito e affrontare questa minaccia. Ma in quei 100 giorni, come vi dicevo, Napoleone fa anche in tempo a redigere una nuova Costituzione. L'atto aggiuntivo, l'acte additionnel. La redazione è confidata a un intellettuale, Benjamin Constant, campione del liberalismo, che è un meraviglioso esempio di come il popolo francese ha reagito al ritorno di Napoleone. Benjamin Constant, alla notizia che Napoleone era fuggito dall'Elba, ha pubblicato un articolo su un giornale denunciando Napoleone come un bandito. Un mese dopo è a capo della commissione che redige la nuova Costituzione di Napoleone. Ed è una Costituzione molto liberale, che allarga molto la rappresentanza e i diritti politici, per esempio nei piccoli comuni elezione libera del sindaco, anziché nomina del sindaco da parte del Ministero dell'Interno, come avveniva fino ad allora. È una svolta vera, è una finzione. Quel vecchio scettico di Fouché, capo della polizia, non ci crede che Napoleone sia cambiato, che abbia imparato i principi del liberalismo. Fouché è il pazzo di sempre, despota e ambizioso di conquiste come sempre. Dopodiché l'acte additionnel viene votato, plebiscito, passa, 1.300.000 sì, gli astenuti però sono più di 5 milioni. Piccola storia, ci avviamo a concludere, piccola storia relativa al voto della nuova Costituzione. L'esercito vota per alzata di mano, per acclamazione, reggimento per reggimento. Tutti i reggimenti ovviamente votano compatti a favore della nuova Costituzione. C'è un unico reggimento, il primo reggimento di fanteria leggera, il cui comandante è il colonnello de Cubières. Il colonnello de Cubières era un nobile dell'antico regime, nato marchese de Pont de Cubières,
Poi però rallié al nuovo regime napoleonico, ha fatto carriera sotto Napoleone, è stato nominato barone dell'impero. Quando Napoleone ritorna dall'Elba e passa in rassegna i reggimenti, il primo leggero è comandato dal colonnello de Cubières, che veramente sarebbe il comandante in seconda. Il colonnello non è presente. Napoleone passa in rivista il reggimento, chiede chi comanda. Cubières fa un passo avanti e dice: «Sire, il comandante è il colonnello de Bournonville, ma è malato». Napoleone ribatte: «Bournonville non è dei nostri. Siete voi, colonnello de Cubières, che d'ora in poi comanderete il primo leggero». Notate la modernità, o forse neanche la modernità, è una battuta novecentesca. Non è dei nostri. Siamo in un impero ideologico dove c'è chi è con noi e c'è chi è contro. E un colonnello che al ritorno dell'imperatore si è dato malato per non dover essere presente alla rivista, non è dei nostri, perde il posto. E poi il 2 maggio 1815 i soldati sono chiamati a votare la nuova Costituzione. E davanti al primo leggero schierato in piazza d'armi, il colonnello de Cubières dichiara che lui voterà contro, perché questa Costituzione non è abbastanza democratica, nonostante si sia molto allargata, ma dice Cubières no, riserva ancora troppo potere all'imperatore. Perciò lui, il colonnello de Cubières, invita i soldati del suo reggimento a votare contro. Il primo leggero è l'unico reggimento di tutto l'esercito a votare quasi all'unanimità contro la Costituzione proposta dall'imperatore. Pare che ci sia un'unica eccezione, un capitano che vota a favore dichiarando: «Amo di tutto cuore il colonnello, ma in fatto di costituzioni non ne sa mica quanto l'imperatore, lui ne ha già fatte parecchie». Potete immaginare che Napoleone non è particolarmente soddisfatto del fatto che il primo leggero ha votato quasi compatto contro la sua proposta. I registri del voto di quel reggimento risultano poi smarriti a un certo punto nei corridoi del ministero. Ma il colonnello de Cubières rimane al suo posto. Riceve una lettera di biasimo, ma non viene mandato via. E poche settimane dopo sarà ferito a Waterloo, mentre alla testa del suo reggimento dà l'assalto al castello di Hougoumont. Ecco, le contraddizioni del carattere di Napoleone sono le contraddizioni di un'epoca dove doveva essere difficilissimo decidere sto da una parte o sto dall'altra, anche se poi la richiesta ufficiale era questa: dici se sei dei nostri. Era difficilissimo sapere sto da una parte o sto dall'altra quando alla battaglia di Waterloo si trovano di fronte due eserciti dove sia da una parte sia dall'altra sono tutti convinti che stanno combattendo per la libertà. Alla battaglia di Waterloo gli ufficiali francesi sono convinti che stanno combattendo per la libertà, per salvaguardare le conquiste della rivoluzione contro il vecchio mondo che le vuole cancellare. E gli ufficiali inglesi e tedeschi e olandesi dell'esercito di Wellington sono convinti che stanno combattendo per la libertà, per salvare i popoli dal tiranno che negli ultimi anni li ha oppressi. Eppure anche questi ufficiali inglesi, che sono convinti che Napoleone è un tiranno e che quel giorno abbattono per sempre il potere di quel tiranno, anche loro, all'idea di Napoleone, gli viene comunque un piccolo brivido. Ci sono testimonianze ripetute di come gli ufficiali inglesi, alla battaglia di Waterloo, dove rischiavano la pelle e tanti di loro sono morti, e è stata una battaglia straordinariamente dura in cui fino all'ultimo l'esercito inglese stava per essere sconfitto. E durante questa battaglia, che è una carneficina, che lascia qualcosa come 20.000 morti, per non parlare dei feriti, dei mutilati, in un giorno di battaglia, ecco, durante questa carneficina, di parecchi ufficiali inglesi, noi sappiamo, perché l'hanno poi scritto nelle loro lettere nei giorni successivi, che la loro grande preoccupazione era: ma non è che riesco a vederlo Napoleone? Sir Hussey Vivian, comandante di una brigata di ussari. Avevo il cannocchiale e sono abbastanza sicuro di averlo visto. È stato prima che cominciasse l'attacco,
con un gran seguito di ufficiali, cavalcava in mezzo alle colonne che si stavano schierando davanti a noi, in mezzo alle grida di «Vive l'Empereur!». Guardando attraverso il cannocchiale, mi è sembrato di riuscire a distinguere il piccolo eroe, e in verità ne sono quasi sicuro. Guardate il piccolo eroe. Napoleone era di statura normale, ma le stampe satiriche inglesi lo rappresentavano come un nanerottolo, e gli inglesi avevano visto solo quelle. Un altro ufficiale, il capitano Mercer, scrive poi a casa, dice: «Non l'ho visto, ho sperato fino all'ultimo, sentivo la brama di vedere Napoleone, quel poderoso uomo di guerra, quel genio stupefacente che aveva riempito il mondo con la sua fama». Il piccolo eroe, quel genio stupefacente. E questi sono i suoi nemici. Sono quelli che volevano distruggerlo, convinti che il suo nome fosse sinonimo di tirannia e di schiavitù. Capite com'è difficile dare una versione unilaterale di Napoleone? E capite anche perché io non ho certo potuto farlo oggi. Grazie.